Lei come si chiama? Buongiorno, Mutolo Gaspare. Nato quando e dove? E sono nato a Palermo il 5/2/1940. Lei non vuole essere ripreso dalle telecamere? No, no. Allora, evitiamo di riprendere. Ha un difensore, lei è assistito dall'avvocato? Sì, l'avvocato Silvio Nistico. Nistico, è presente? Comunque lei viene sentito come testimone, adesso vediamo di accertare se c'è il difensore, ma comunque viene sentito in base alla nuova norma, nuova insomma dal, ormai di 4 anni, di 5 anni quasi, come testimone assistito, quindi ha diritto all'assistenza difensiva, però è obbligato a dire la verità, è tenuto a dire la verità, quindi deve leggere la formula che riguarda i testimoni, se può leggerla nel frattempo. La posso leggere? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lo giuro. Lei ha dei procedimenti ancora pendenti a suo carico? No, no. Cioè, i processi che ha avuto sono ormai definitivi? Sì, ancora c'ho condanne da scontare, però ancora processi a mio carico. E quelli che si sono definiti per che cosa erano? Che condanne ha avuto? Ma ero imputato per associazione, per traffico di droga, per qualche omicidio e queste cose. Ritiene che ci fossero dei collegamenti con il processo che stiamo svolgendo che riguarda la morte di Calvi? Guardi, io, cioè, collegamenti tra i processi che lei... No, io direttamente no, ma avevo, diciamo, amici miei, perché io ero inserito, diciamo, fino a quando ho deciso di collaborare, diciamo, nell'associazione mafiosa, insomma, apparteneva a una... delle famiglie più importanti di Palermo, comandata da Rosario Riccobono, capomandamento, e quindi sapevo qualche cosa, insomma, avevo dei rapporti con altre persone che erano qua a Roma. L'avvocato è a 200 metri da qui, si scusa, ha detto con la corte. 200 metri dal cancello o 200 metri... La tarefero, poi non so, non ho verificato se sia così, questo va detto. Magari se vogliamo fare due domande così iniziali per credo non abbiano... Presidente, se vuole, nell'attesa che viene l'avvocato è uguale. Insomma, non è... Ma il codice ci impone certe regole che dobbiamo rispettare. Ce ne sono un po' troppe, magari, di regole. Ma... Se ci vuole dire, non so, quando è divenuto uomo d'onore, dove è avvenuta la sua cerimonia di affiliazione. Guardi, io ero andato a trovare, diciamo, a Rosario Riccobono, che era latitante a Napoli da un amico suo, da Lorenzo Nuvoletta, a Napoli. Ho accompagnato la mamma di Rosario Riccobono, che voleva vedere il figlio, ai nipotini, e quindi e sono andato là. Là ho incontrato a Salvatore Rina, che era latitante di Palermo, però viveva, diciamo, in quel caseggiato in cui... di proprietà di questo, della famiglia Nuvoletta, che erano dei grossissimi commercianti, almeno io li ho conosciuti come dei grandi lavoratori a tutta, sia la mamma, insomma. E quindi io, siccome avevo un rapporto di amicizia con Salvatore Rina, e il Rina ci ha detto: anche qua, dice Gaspar, dice combiniamolo. Quindi sono stato là io diversi giorni
e nella casa, diciamo, di Lorenzo Nuvoletta mi hanno, diciamo, combinato, insomma, la famosa puncitina, diciamo. Quello che mi ha puntato il dito era Emanuele D'Agostino, un ragazzo molto vicino a Riccobono e a me, però della famiglia di Stefano Bontade, e quindi c'erano pochissime persone, c'era Lorenzo Nuvoletta, Rosario Riccobono, questo Emanuele D'Agostino e un certo Bastimento che era un parente di Nuvoletta. Quindi io mi sono fermato diversi giorni, diciamo, a Napoli, ed eravamo nel 73, anche perché, diciamo, un gruppo di palermitane, e fra cui c'erano tanti mafiosi, stavano completando, diciamo, uno scarico di sigarette vicino al villaggio Coppola, completamente a Lido Felice, e quindi dopo alcuni giorni sono sceso, diciamo, a Palermo, e quindi là incominciò la mia vita di mafioso, anche se io ero sempre, diciamo, in mezzo a questi mafiosi, però ero un ragazzo magari che capivo, però non ero combinato, diciamo, a tutti gli effetti. Quando è che lei ha iniziato a collaborare con la giustizia? Guarda, io ho incominciato a collaborare, diciamo, ufficialmente nel 92. Le prime dichiarazioni mie, diciamo, sono uscite nel 1992, insomma, però già avevo fatto delle dichiarazioni, insomma, da gennaio fino a giugno. Ricorda con quale magistrato ha iniziato a collaborare con la giustizia? Guardi, il primo magistrato era il giudice Vigna con Silvia Della Monica. Dopo, perché mi trovavo in Toscana per alcuni reati che avevo fatto in Toscana, quindi come giudice naturale, diciamo, erano questi giudici della Toscana. Però siccome io avevo intenzione di collaborare, ho chiesto, diciamo, al giudice Vigna se potevo parlare, diciamo, con un magistrato, perché prima avevo preso dei contatti con il giudice Falcone, però dopo la morte di Falcone, insomma, sono rimasto, diciamo, un pochettino così spaesato, però siccome capivo che le mie dichiarazioni potevano essere, diciamo, molto importanti e pericolose sia per me, per la mia famiglia e per altre persone, volevo parlare ho dato un'indicazione che volevo parlare soltanto con il giudice Borsellino. Lei l'ha incontrato, il dottore Falcone, prima di iniziare a collaborare? Se l'ha sì, incontrato, io dove? L'ho incontrato al carcere di Spoleto, credo che era dicembre del 91, sì. Novembre, dicembre del 91, e le disse che volevo collaborare, insomma, cioè non è che volevo collaborare perché io sentivo l'esigenza, magari perché volevo qualche cosa in cambio, no? È perché per alcuni fatti che erano successi volevo uscire propriamente di Cosa Nostra, perché non mi rivedevo più in quell'associazione che per me, io avevo sognato sempre, diciamo da giovane, di diventare un mafioso. Dopo a 33 anni ci sono diventato, però dopo 10 anni con quello che faceva, diciamo, Salvatore Zina, con i suoi più stretti collaboratori, non mi andava più, perché... È arrivato l'avvocato. Diamo altro, presente l'avvocato Nistico? Buongiorno, chiedo scusa. Esiste il signor Mutolo. Se può proseguire, signor Mutolo, scusi l'interruzione. Posso continuare? Sì, prego. Quindi, anche perché, diciamo, quando io che sono entrato a fare parte di Cosa Nostra, c'erano delle regole ben precise, diciamo, non si toccavano donne, non si toccavano i bambini, c'erano alcuni comportamenti. Dopo, dall'82 in poi, insomma,
queste regole, insomma, sono stato un pochettino, diciamo, finiti. E quindi io ero in galera, pensavo, insomma, che avevo 4 figli, e questi figli stavano crescendo, insomma, e allora io avevo tutta la mia famiglia mafiosa quasi uccisa, alcuni magari che giustificavo, diciamo, questa eliminazione perché essendo mafioso, insomma, purtroppo è un gioco che uno deve affrontare, però altri, per esempio un giovane, per esempio faccio un nome nativo, diciamo un certo Civiletti, e hanno ucciso il padre, era insieme al figlio di 15 anni e l'hanno eliminato pure. Insomma, io essendo padre, che avevo un figlio a 17 anni, insomma, il figlio di un certo Gaetano e Nino Badalamente a 16 anni ci hanno sparato, soltanto perché era un personaggio, insomma, che crescendo poteva vendicare il padre. Oppure il figlio di Salvatore Inserillo, che aveva 14 anni, viene fatto scomparire. Insomma, erano cose che mi facevano pensare molto, insomma, anche perché avevo vissuto, diciamo, una vita da mafioso con delle regole sicuramente sbagliate, ma per un mafioso però erano qualificanti, cioè in quanto quando è successo, per esempio, il sequestro di una certa Graziella Mandalà, c'era in Sicilia l'ordine che sequestri di persona non se ne dovevano fare, ma se qualcuno li faceva dovevano essere tutti eliminati, cioè i sequestri di persona si potevano fare però fuori della Sicilia. Questa Graziella Mandalà viene liberata a Partanna Mondello e quella che la guardava era una donna. Ebbene, questa donna, diciamo, sono state uccise tutti quelli che hanno partecipato al sequestro di questa donna, però questa donna che la guardava non è stata uccisa, perché il Gaetano Badalamente ha detto: guardate, io, dice, sono stato sempre contrario che donne e bambini possono essere mogli, figlie di qualsiasi persona, non si debbono toccare, però se qualcuno la vuole uccidere perché c'è questo regolamento, lo faccia, però non deve dire perché c'è l'ordine, insomma, questa donna è morta nel letto, insomma. Quindi io ho collaborato, ma volevo collaborare con delle persone che io, non per sfiducia ad altre persone, ma semplicemente perché avevo una fiducia, diciamo, che fino a quando io non terminavo il mio, diciamo, la mia collaborazione, alcune cose rimanessero segrete. Quindi, essendo, diciamo, che Falcone era saltato in aria, ho cercato di parlare con Borsellino. Borsellino, c'era un problema che era a Marsala e non a Palermo, quindi ho dovuto aspettare, non lo so come fanno i magistrati, che ha dovuto andare a Palermo, e quindi ho incominciato la mia collaborazione, diciamo, con Paolo Borsellino, però che è durata pochissimo, perché subito si innestò, diciamo, un conflitto tra magistrati, e la cosa uscì fuori, insomma, dopo un po' di giorni, insomma, e dopo, disgraziatamente, il giudice Borsellino è morto pure. Quindi io già avevo iniziato a fare delle confessioni, ho parlato con alcuni magistrati, diciamo, anche per non perdere tutto il lavoro che ha fatto Borsellino, ho continuato con il giudice Anatoli, Lo Forti e altri giudici di Palermo, però dopo, insomma, sono venuti quasi tutti i giudici d'Italia, insomma, un pochettino, magari sì, ci interessava qualche cosa, quindi incominciai a collaborare. Allora, adesso entriamo nel tema che più interessa questo processo. E vuole dire lei se ha conosciuto e quando ha conosciuto Giuseppe Calò? Guarda, io a Pippo Calò l'ho conosciuto molto tempo fa, insomma, intorno al 74, dopo che sono stato fatto mafioso, e lui però aveva abbandonato Palermo,
perché lui era stato coinvolto nel sequestro Cassina, un sequestro molto importante del conte Cassina, stiede 40 giorni, che ci fu la collaborazione allora di un certo Vitale, però che a questo ragazzo non l'hanno creduto, quindi il Pippo Calò dopo 40 giorni è uscito, anche se è rimasto in galera il cugino, un certo Scrima ed altre persone, però lui si è sentito un po' braccato e quindi, pur mantenendo i contatti a Palermo, se ne andò completamente e si stabilì a Roma. Quindi io lo vedevo perché ogni tanto scendeva, andava a parlare con Rosario Riccobono, io andavo in una tenuta che allora c'era sia Vittorio Mangono che Cangemi, insomma, che questo Cangemi faceva allora il guardiano di bestiame, insomma, comunque, però sapevo che Pippo Calò era un personaggio importante, insomma, che era, diciamo, il capofamiglia di Porta Nuova e che sicuramente di là a poco tempo avrebbe preso il posto come Riccobono di capomandamento. Infatti fu così. Senta, vuole spiegare quali rapporti ha avuto Giuseppe Calò con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti? Guardi, i rapporti di personaggi che prendevano la decisione di come si doveva comportare la mafia, perché diciamo i capi mandamenti erano quelle persone, diciamo, perché là ci sono i capi famiglia e dopo ci sono i mandamenti. I mandamenti sono quelle persone che si riuniscono e decidono quello che deve, come si deve comportare la mafia. Cioè, perché ci sono alcuni reati in cui il capofamiglia può fare, in cui il capomandamento può fare, ci sono reati in cui, diciamo, lo deve discutere tutta la commissione. Diciamo, ecco, mi scusi, signor Muto, il punto era un po' questo, per cercare di essere, diremmo così, incisivi e anche sintetici. E i rapporti tra Calò, Badalamenti e Bontate come erano? Cioè, ottimo, erano legati, sì, assieme, no, erano buoni rapporti, sì, facevano, sì, parte, sì, della stessa cordata? Erano ottimi, almeno nei primi periodi, fin quando diciamo la mafia andava in un verso giusto, erano tutti buoni. Dopo ci fu, diciamo, un getto di distacco, ma diciamo non distacco. Ci furono diciamo, tutti gli amici dei Corlonesi, cioè di Rina Salvatore, di Luciano Ligio e di Provenzano, diciamo che si sono staccati un pochettino di quelli che erano le idee di Gaetano Badalamenti, che erano quelle idee, diciamo, che aveva Stefano Bontado e altri personaggi. Quindi il Pippo Calò, diciamo, era, con il discorso che era qua defilato a Roma, teneva sempre i stessi contatti con Gaetano Badalamenti, con Stefano Bontati e con tutti, però diciamo era un personaggio di fiducia di Salvatore Rina, però questo è stato scoperto dopo che molte persone sono state uccise e questi corleonesi, diciamo, hanno preso il sopravvento. Sì, ecco, per quelle che sono le sue conoscenze, ecco, questi rapporti che Calò comunque ha sempre coltivato con Badalamenti, lei può dire che sono stati mantenuti sino a che epoca? Guardi, i rapporti con Badalamenti sono rimasti, a meno che io posso fare, diciamo, un certo ragionamento fino verso il 79-80, perché dopo, diciamo, sono stati uccisi della famiglia di Pippo Calò alcuni personaggi come Giovanni Lalicata ed altri che in questo momento non mi ricordo, che erano molto vicini sì a Pippo Calò, ma erano anche vicini a Gaetano Badalamenti. Quindi quando ci fu, diciamo, questa svolta che a Palermo nel 79, diciamo, entra in commissione un certo Madonia, Francesco Madonia,
diciamo, Francesco Madonia di Resuttana? Sì, sì signore, perché fino allora, fino al 79, mandamento non ce n'era a Resuttana, c'era la famiglia però che comandava Ricco Bono, che aveva 5-6 famiglie sotto la sua indipendenza. Dal 79, diciamo, Rina, per dispetto, siccome alcune persone erano andate a Trapani a uccidere un certo Cordò, sono stati arrestati, il capomandamento che era, diciamo, Rosario Riccobono, cioè il mio capomandamento, non sapeva niente, e allora per punirli ha messo fuori famiglia quelle persone che sono state arrestate a Trapani e ha sciolto la famiglia di Resuttana, che erano quasi tutti corleonesi, perché insomma la roccaforte di Salvatore Rina era là, insomma, tra Resuttana, insomma. Quindi il Ricco Bono ci fa un mandamento, diciamo, a Ciccio Madonia, e prende la superiorità, diciamo, nel mandamento. E infatti dal 79 in poi a Palermo incominciano, diciamo, una scia di personaggi importanti dello Stato, come il presidente della regione, magistrati, poliziotti, vengono uccisi, perché, e tutti, diciamo, qua accanto a Resuttana, perché era una zona bellissima, in espansione, e quindi ci stavano tutti questi personaggi importanti, diciamo, e quelli che comandavano là li eliminavano, diciamo, perché c'era il consenso del capomandamento. Quindi Rina è fino a 79, perché il Gaetano Badalamenti nel 79 viene messo fuori famiglia, perché succede un omicidio a Caltanissetta in cui Rina ci porta l'accusa a Gaetano Badalamenti, che insieme a Calderone e un certo Peppe Di Cristina si erano messi d'accordo per uccidere, diciamo, a un certo Madonia, però di Caltanissetta, padre di Pindo Madonia, e quindi qua incomincia, diciamo, la vera strategia dei corleonesi a eliminare tutti i personaggi, diciamo, anche mafiosi. Sì. Quindi dall'80 in poi, diciamo che Pippo Calò è così espuderatamente, diciamo, amico dei corleonesi, insomma, che ormai hanno il sopravvento, diciamo, in quasi tutta la Sicilia. Sì. Senta, lei, diciamo, è rimasto in carcere per quanto tempo prima di iniziare a collaborare? Guardi, io prima di collaborare sono stato al carcere di Spoleto, anche perché precedentemente io ero arrestato nel... Mi scusi, Mutolo, volevo sapere questo, cioè lei è stato arrestato quando, l'ultima volta? Io l'ultima volta sono stato arrestato credo nell'89. Sì. Lei negli anni 81-82 è stato in carcere? Sì, io nell'80-81 ero a semilibertà a Teramo, però andavo a Palermo spesse volte. Senta, le risulta che Calò abbia mantenuto rapporti con Gaetano Badalamenti anche dopo l'uccisione di Bontate, quindi dopo il 23 aprile dell'81? Guardi, io questo non lo posso dire, perché non lo so, con certezza io non lo so, perché il Badalamenti sì, era un personaggio, molte persone lo volevano far inserire di nuovo in Cosa Nostra, perché era un uomo molto, aveva un carisma, insomma, però che io posso dire che Pippo Calò si sia visto con il Badalamenti, non lo so. Sicuramente i loro interessi si intrecciavano, perché anche dopo, diciamo, che Badalamenti fu ufficialmente messo fuori famiglia, anche se era ricercato perché si voleva uccidere, però sotto sotto alcuni personaggi facevano dei traffici importanti, anche perché per avere la possibilità che questa persona, diciamo, non si sentisse braccato o isolato, e quindi
e con molta più facilità, insomma, l'avrebbero potuto uccidere. Però il Badalamenti, siccome era un personaggio molto furbo, insomma, non è, anche se ci sono delle telefonate, insomma, un po' ambigue, però non è, io non posso dire che si vedevano, insomma. Sì. Senta, lei sa dire se Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade avessero rapporti con i Zazza di Napoli? Sì, sì, ma il Zazza, ecco, io quando sono entrato, diciamo, a fare parte Cosa Nostra, io ho conosciuto un pochettino, diciamo, i segreti a Zazza a Napoli. Inizialmente c'era una famiglia e la comandava Salvatore Zazza, cioè il fratello maggiore di Michele, e il vice capo era Lorenzo Nuvoletta. Siccome già sotto sotto i corleonesi lavoravano per distaccarsi un pochettino di quegli obblighi del Gaetano Badalamenti, io che mi ricordo che accompagnai io a un certo Liguore e a Salvatore Zazza a Cinisi da Antonino Badalamenti, e le è stata sciolta la famiglia, cioè hanno fatto una reggenza. La reggenza era che prendono 3-4 persone e comandano là. Ma nemmeno sono passati 6 mesi e in Campania sono state fatte 2 famiglie. Una, diciamo, a Napoli, che questa volta, diciamo, siccome Salvatore Zazza era un costruttore ricco, dice, ma a me che mi interessa, dice, estorsione, soldi, dice, io dice, cioè il mio lavoro. Quindi non ha voluto fare il capofamiglia. E questo compito se lo prese Michele Zazza. Fanno un'altra famiglia, diciamo, che concerneva tutte le province, e ci mettono a Lorenzo Nuvoletta. Cioè, tutte le famiglie della Campania? Sì, signore, sì. Cioè in Campania c'erano 2 famiglie, non una famiglia. Era una di Napoli Centro e un'altra che prendeva tutti questi paesiani, questi paesetti. Da Marana, Giuliana, Villarrica, insomma, non è che sono tutti questi paesi, insomma, di Napoli, e li comandava, diciamo, la famiglia Nuvoletta. Questo quando? Guardi, io ci parlo che siamo intorno al 75-76. Dal 75-76 ci sono a Napoli 2 famiglie. Io mi ricordo che Bardellino, Antonio Bardellino, che dopo ci fu una specie di rivoluzione a Napoli con la nuova Caesa, quindi ci si è fatta una scissione, però siamo in quel periodo e c'erano, allora, diciamo, ufficialmente si viveva con le sigarette e a Napoli c'erano 2 turni di sigarette. Che significa si viveva con le sigarette? Allora, le sigarette era una comandata da Michele Zazza e concerneva, diciamo, Pino Savoca con tutti noi, li chiamavamo così, insomma, ufficiosamente i Verdani, cioè i Corleonesi e tutti quelli dei paesi. Ciro, il nipote, che si chiamava Ciro, di soprannome era Mazzarella, credo, Ciro, aveva, diciamo, la famiglia e il turno delle sigarette che concerneva tutto Palermo, diciamo, e alcuni paesi. Il Michele Zazza era compare di un certo Alfredo Buono, fratello di Pippo Buono, insomma, che avevano la roccaforte a Milano. Con questa operazione cosa hanno fatto i Corleonesi? Cioè avevano, si sapeva che Michele Zazza era, diciamo, un Corleonese, insomma, però non si sapeva che i Nuvoletta erano anche Corleonesi, cioè Riccobono pensava che erano amici suoi, Stefano Bontade pensava che erano amici, insomma, si sono spartiti, insomma, il territorio. La cosa si è scoperta un po' quando intorno al 76 io, un Riccobono e un'altra persona che era stata a Napoli, molta amica di Angelo Nuvoletta, ci siamo andati perché dovevamo sequestrare il figlio di Coppola, insomma, quello del villaggio Coppola. Ma che Riccobono che ci è andato soltanto per dire, per un dovere così, insomma, amichevole. Invece, stranamente, l'indomani che ci hanno portato la risposta, ci hanno detto
non ci davano il permesso. E quindi chi è che non le dava, chi è che non vi dava il permesso? Angelo Nuvoletta. Sì. E quindi abbiamo capito che era, diciamo, un ordine dato, diciamo, da Salvatore Zina, da Provenzano, da Ligio, perché allora c'era ancora Ligio, insomma, che comandava. E di lì in poi, insomma, diciamo, si sono susseguiti, diciamo, diverse vicende che succedevano a Palermo, però che si ripercutevano anche a Napoli, perché la mafia è, se un mafioso è a Milano, segue sempre quello che si fa a Palermo. Se un mafioso è in America, infatti quando ci fu, diciamo, questa guerra, questa strategia dei corleonesi, molte persone sono state uccise sia in Germania, sia in America, sia in tutte le parti del mondo dove si trovavano, insomma, si uccidevano, insomma. Senta, volevo chiederle questo adesso. Lei ricorda il sequestro Bulgari? Sì, signore. Ecco, lei sa dire se a seguito di questo sequestro in seno a Cosa Nostra avete capito qual era la collocazione di Pippo Calò all'interno dei due schieramenti, cioè i corleonesi da una parte e diremmo così la corrente contrapposta, quella in cui era inserito lei, Riccobono, Bontade. Sì, signore, ma io credo che è stato uno dei motivi principali in cui ha fatto capire a Riccobono, che io ero anche presente, che il Pippo Calò era d'accordo a Salvatore Rina, perché erano stati fatti diversi sequestri, sia a Milano, sia in altre parti d'Italia. E Gaetano Badalamente, insieme, diciamo, ai suoi collaboratori, insomma, a tutta la commissione, anche quelli che non partecipavano ci davano delle quote. A Roma succede questo sequestro Bulgari, ma non è che si è saputo niente, perché prima che si faceva un sequestro, diciamo, si riunivano 3-4 capi mandamento per dire va bene, due tu, si raccimolavano 10-15 persone e ognuno aveva il suo compito, quello di guardare, diciamo, il sequestrato, quello di andarlo a prendere, quello di comprarci il mangiare, quello di affittare i magazzini per dopamento e così via. Quando succede questo diciamo, sequestro di Bulgari, non si sapeva niente diciamo, a Palermo. Però è successo che è stato ferito una persona, in questo momento non mi ricordo, un ragazzo, e mi ricordo che Gambino, Giacomo Giuseppe, che ora è morto, che si è impeccato al carcere di Milano, è sceso a Palermo e andò a prendere un dottore, che dopo questo è stato messo sotto inchiesta, insomma. Quindi cosa è successo? Questo dottore ancora non era un mafioso, quindi a un certo punto, cioè il mafioso ha delle regole, almeno prima aveva delle regole ben precise, sapeva con chi doveva parlare, cosa dovevo dire, eccetera eccetera. Però un dottore, furbo per quanto poteva essere, amico per quanto poteva essere, può darsi che aveva qualche altro amico e si poteva confidare, quindi sono stati scoperti perché, diciamo, hanno avuto di bisogno di un dottore che doveva curare un ragazzo che dopo è morto col motore, questo ragazzo. Quindi, tutto assieme, il Pippo Calò ci regala a Riccobono 5 milioni. Io non so agli altri capi mandamenti quanto ci ha regalato. Dice, è un regalo. Da quel regalo dice, sì, ma perché cosa? Dice, insomma, e se è capito... Ci ha detto che no, siccome i ragazzi hanno fatto il sequestro Bulgari, dice, quindi ci fu, diciamo, tramite questo episodio, hanno capito che fin da loro sotto sotto, diciamo, alcune cose, ma io parlo del 75-76, insomma, quando ci fu il sequestro Bulgari, che il Pippo Calò già partecipava, diciamo,
faceva finta che era amico di Stefano Bontade, di Gaetano Badalamenti, però sotto sotto si stavano costruendo quello che dopo nel 79 è scaturito, che sono stati uccisi, diciamo, in Strillo, Bontade e tanti mafiosi, insomma, apertamente proprio. Sì, senta, signor Mutolo, diciamo il denaro, provento del riscatto, ecco, le risulta che sia stato redistribuito fra i vari capi mandamento, i vari capi famiglia appartenenti ad entrambi gli schieramenti? Guardi, noi diciamo in quel periodo eravamo, diciamo, con le regole, diciamo, eravamo amici di Luciano Ligio, sia amico di Badalamenti che di Bontade, quindi a noi ci hanno dato i soldi, 5 milioni allora. Però io non ricordo, cioè agli altri famiglie, quanto, ma sicuramente per dargliele a Riccobono hanno dovuto tappare la bocca ad altre persone. Però quello fu, diciamo, già una giustificazione che anche se si risaliva, diciamo, a Sequestro Bulgari, non ci poteva essere un'accusa pesante a dire come io ti ho dato i soldi e tu non me ne dai. Quindi, però di là si capì in qualche modo che il Pippo Calò, insomma, non era molto lineare con Cosa Nostra. Sì. Senta, lei ricorda il nome di questo dottore da quale zona di Palermo? Guardi, venisse? Il dottore io non mi ricordo, non è dalla parte di San Lorenzo, insomma, sì. Non mi ricordo proprio come si chiama questo dottore, che dopo ha avuto diverse vicende giudiziarie. A cosa serviva questo dottore? Allora, a questo dottore serviva, non lo so, insomma, sì, cioè io mi ricordo che allora era amico di Pippo Giacomo Campino. Giacomo Giuseppe Gambino. Era amico perché lui era il capo, il sottocapo della famiglia di Re Suttana, e questo dottore, che mi sto scervellando come si chiamava, non è necessario. Credo Giacalone. Che dopo questo ha passato un processo anche per mafia, per altre cose, insomma. Senta, lei come le ha sapute queste cose che ora ha riferito? Guardi, io le ho sapute prima perché, diciamo, io con Riccobono, che era, lei pensa che Riccobono era un capomandamento a dispetto degli altri capomandamento che avevano tutte tre famiglie o quattro famiglie, Riccobono aveva sei famiglie, diciamo, perché era una persona, insomma, molto rispettata da ambe le parti, insomma, anche se dopo ha fatto la fine che quasi fanno tutti i mafiosi, insomma. Quindi aveva, diciamo, sei famiglie. Io con Riccobono, diciamo, c'ero amico di famiglia, cioè lui latitante, io latitante, stavamo assieme con le famiglie, con i bambini, quindi c'era un rapporto. Tutti sapevano che io, per esempio, se dovevano cercare a Riccobono, non c'era bisogno che dava un appuntamento, mi cercavano a me, e per come Rina, anche se si sapeva che non c'era, che era partito, che uno basta che andava nei Madonia, si sapeva, insomma, quelli a mezz'ora già rintracciavano a Rina. Quindi io queste cose come le ho saputo? Prima perché ero molto, molto amico di Riccobono. Dopo il genero Michele Michalizzi, aveva un fratello, Totuccio Michalizzi, era mio compare, quindi eravamo queste quattro persone, diciamo, che sapevamo tutto quello che si doveva fare in famiglia, che si faceva, che si discuteva, insomma, in tutte le famiglie mafiose che sono così, ci sono quei 4, 5, 10 persone più strette, più che collaborano, insomma. Quindi Riccobono, essendo un capomandamento, non aveva nessuna remora di non parlare con me o con il genero, insomma. Sì, senta, lei sa con chi fosse legato Giuseppe Calò a Roma? Guarda, qua c'erano alcune persone, diciamo, mafiose a Roma, che io... che io in questo momento non mi ricordo, insomma, però sì. Ci sono altri
Allora, in aiuto della sua memoria, perché mi rendo conto che è passato moltissimo tempo, dalla trascrizione delle dichiarazioni registrate in data 1/10/93, dopo la lettura del memoriale che lei ha predisposto, vi è riportata questa sua risposta. Guardi, io ho sentito alcuni nominativi che erano legati al Calò. Di preciso non posso dire niente, so che lui era collegato con questo Diotallevi, un certo Abbruciati, con dei personaggi malavitosi come i Mancini, altre persone, però di preciso chi erano questi personaggi che girano intorno al Calò, puntini puntini. Io ricordo questi nominativi di Mancini ed altri che li sentivo nominare in galera, va bene, ho avuto modo anche di conoscere ai fratelli di quello che hanno ucciso e all'altro più grande, e sapevo, parlando anche con questi fratelli, con quello grande, non mi ricordo come si chiama, eravamo insieme a Sulmona nel 78. Lui mi parlava che erano amici dei palermitani e con alcuni siciliani che erano a Roma. Però con quello che dopo è successo a Roma, diciamo, con tutti quei morti... Presidente, chiedo scusa, scusi pubblicamente. Presidente, non so che... La contestazione era ricordare la memoria e i nomi. Adesso gli sta ricordando tutta la storia, si arriverà anche ad un punto cruciale che poche righe più sotto. Facciamoglielo dire, insomma. Sì, cerchiamo di fare... Io l'ho letto per evitare che poi non intervenga il difensore e mi dica leggiamo completamente il brano, ecco, solo per questo. Beh, facciamolo rispondere. Prego. Signor Muto, se vuole rispondere, le ho ricordato che lei ha parlato di questi nominativi, Diotallevi, un certo Abbruciati e Mancini. Sì, sì, io con Mancini ci sono stato a Sulmona, diciamo, con i due fratelli più piccoli. Lui, a questo Mancini, so che ora è ancora vivo, lo chiamano l'Accattone, era uno dei personaggi che fece storia allora nella banda della Magliana. E diciamo, io ho detto questo perché, diciamo, il comportamento della malavita romana, fin quando non entra in campo, diciamo, la mentalità del Calò, ma dei siciliani, la malavita romana, insomma, che so, poteva essere, non lo so, che ci prendeva a ragazza una e che davano una coltellata, ma ne fare delle esecuzioni. Cioè, quando sono incominciati i morti, è una ripetizione di quello che è successo a Napoli. Cioè, a Napoli, fin quando i mafiosi palermitani non hanno avuto interesse, competenze di soldi, i napoletani sparavano nelle gambe, nelle... Dopo, quando i mafiosi ci hanno imparato, dice, no, non si spara nelle gambe, perché dopo quello, quando si guarisce, ti viene a sparare a te. Dice, alzato un pochettino la mano... E l'ammazzate proprio. Quindi a Roma hanno fatto una copione, però che era a capo il Pippo Calò. Ora, tanti personaggi della banda della Magliana io li ho conosciuti, sono stati in galera, insomma. Io mi ricordo quando a Pippo Calò l'hanno arrestato insieme a Rotolo qua a Roma, insomma. Però quando è successo completamente tutto questo sangue, che quelli sono soltanto i mafiosi e specialmente i corleonesi, perché noi palermitani, attraverso di quanto omicidi succedevano nelle città della Sicilia, pensavamo Rina e là, Provenzano e là, perché dove arrivavano questi, cioè non è che sono persone che dialogano, eliminano subito perché dice, ma perché dobbiamo perdere tempo a... Quindi questo è un discorso. Quindi il Pippo Calò qua ha impiattato, diciamo, una sua regola che era una regola che mi aveva detto tempo prima a me un certo Gellanda Berti, che era, diciamo, molto amico di Pippo Calò, di Buscetta, di altri personaggi, in cui mi diceva che Roma era un... ancora meglio di Milano, perché
A Milano c'era già Alfredo Bono con Pippo Bono, con tutti, con tutta la sua famiglia di Palermo. Ma a Roma insomma, si era impiantato per bene, diciamo, il Pippo Calò, infatti aveva anche delle attività. Io mi ricordo che c'era un costruttore, un certo Faldetta, che siamo stati in galera, non mi ricordo in che periodo, mi parlò che tanti affari belli si facevano a Roma e che Pippo Calò, essendo a Roma, c'era magari qualche politico, qualche portaborsa importanti, diciamo che avevano delle speculazioni edilizie, in cui mi parlò anche della Sardegna, di altri punti, insomma, della Magliana, che c'erano costruttori che compravano, facevano, insomma, che si arricchivano perché la speculazione edilizia. Ma la tipologia, diciamo, della malavita, anche a Milano ci fu un periodo che sono state uccise tante persone, ma questo perché c'erano, insomma, i mafiosi palermitani, perché non vogliono concorrenza e pensano che la cosa migliore è uccidere a un'altra persona per non avere ripercussioni, insomma. Sì. Senta, di Otallevi, lei che cosa ha appreso e da chi? Guardi, io sapevo che questo di Otallevi, Flavio Carbone, diciamo Pippo Calò, uno avevano delle cose assieme che facevano, diciamo, in Sardegna, forti interessi di costruzione, compravano terreni. Di Otallevi, se non mi ricordo male, insomma, fu uno dei primi che si parlò di questa borsa, di questi documenti che quando è successo dopo l'omicidio Calvi, diciamo, che si parlava che aveva dei documenti importanti, in cui c'era implicato anche Sidonia, un banchiere, insomma, che fuggì in America, ma era un siciliano, insomma. Ma erano tutti discorsi che si sentivano così, insomma, perché giravano intorno a questo, diciamo, Pippo Calò, diciamo, grossi interessi, diciamo, finanziari, insomma, ma perché era a Roma. Infatti io nell'80, credo 80, sì, 81, ero, diciamo, seduto con uno dei fratelli Michalizzi e si parlava di investire, in cui, diciamo, un certo Tommaso Spataro ha detto che se avevamo soldi disponibili da investire ce li potevamo dare, diciamo, a lui, che li portava a Pippo Calò, perché stavano facendo degli affari in Sardegna. Però Riccobono, il Michalizzi, ci ha detto no, perché voleva aprire uno sportello bancario. C'era anche un certo Madonia, in cui diceva che in quel periodo già si sapeva di quello che doveva avvenire in Germania, e quindi già c'erano delle speculazioni, diciamo, in Germania. Però così di preciso proprio. Sì. Senta, poi sulla borsa ci torniamo più avanti. Io vorrei che lei adesso dicesse in maniera sintetica, molto brevemente, ma in maniera chiara, com'era organizzata l'attività di contrabbando in Campania e chi all'interno di Cosa Nostra era interessato a questa attività, cercando di collocare nel tempo queste vicende. Guardi, il contrabbando era così, che purtroppo c'erano queste due persone, diciamo, il Michele Zanza con Alfredo Bono, avevano delle navi, che avevano comprato delle navi, andavano a comprare delle sigarette e avevano il turno, diciamo, dei Viddani. Mazzarella Ciro, che era nipote di... Scusi, quando parla di Viddani a chi si riferisce? Non ho capito. Quando parla di Viddani a chi si riferisce? No, io parlo Zazza, Michele Zazza. Sì. Michele Zazza, cioè aveva insieme a Alfredo Bono, c'era Savoca, Giuseppe, Nicola Milano, erano tanti i mafiosi che erano in quel periodo a Napoli, perché c'era tutta
una organizzazione, cioè la nave andava a comprare le sigarette, si metteva nelle acque territoriali e gli scafisti andavano a prendere queste sigarette. Diciamo, come si compravano queste sigarette? Tutte le famiglie avevano una quota. Cioè, io mi ricordo che a tempo delle sigarette mettevo io, non lo so, 500, un milione, insomma, non me ne poco, in confronto al traffico che dopo si sviluppò con la droga. E quindi c'erano però questi due turni, cioè un turno per i palermitani, che lo gestiva Ciro Mazzarella, che era nipote di Michele Zazza, per i palermitani, cioè per Stefano Bontade, per Riccobono ed altri. Michele Zazza lo gestiva per i corleonesi, che c'erano, però dopo anche i capimandamenti hanno voluto un turno loro, un turno perché loro avevano più spese, avevano quindi si andò avanti così fino a 1975, ma uno non è che poteva mettere quanto voleva, cioè c'erano delle quote, cioè il capofamiglia doveva raccogliere 20 milioni. Allora, ognuno ne usciva uno, due, insomma quelle. Dopo, quando si incominciò il traffico della droga, invece queste barriere non c'erano. Uno più soldi che aveva, più investiva e in percentuale uno guadagnava nel tempo. Senta, Calò era interessato a questa attività? Ma Calò era uno dei maggiori interessati perché c'era metà della sua famiglia a Napoli. C'era Nicola Minano, c'era Nunzio La Mattina, c'era Spataro, c'erano tutti i nipoti di Spataro, erano tutti a Napoli, che avevano i motoscafi e quindi se non c'era l'ordine di Pippo Calò certamente non potevano andare là, insomma. Senta, lei sa dire dove aveva sede l'amministrazione degli sbarchi di sigarette di contrabbando? Guardi, io mi ricordo quando ci portavo i soldi io, quelli che appartenevano al nostro gruppo, si andava là a Castello, a Santa Lucia, non mi ricordo come si chiama, sì, il castello proprio. Che a Santa Lucia? Sì, che c'era là un ragazzo che dopo l'hanno ucciso a questo, e io che vedevo che si portavano i soldi in un sacchetto di immondizia, questo aveva una botola, apriva la botola e buttava lì sotto. Ma sicuramente erano, sì, si raccoglievano tanti soldi, non... E quindi insomma e veniva così, che dopo c'erano persone, diciamo, che ogni turno vedevano il guadagno e dividevano i soldi. Questi, diciamo, questi conteggi, questi patti, questi accordi vengono un po' rotti, diciamo, con l'entrata in azione di Raffaele Cutolo. Ecco, vuole dirci perché e quando nasce il contrasto con Raffaele Cutolo? Guardi, io mi ricordo che c'era un uomo, un certo Mimmo Bruno, questo me lo racconta a me il Savoca precisamente, che Pino Savoca. Aveva un appuntamento al Vasto, questo Mimmo Bruno con un mafioso, diciamo, che aveva a Forcelli una bottega di... vendeva radioline, insomma... Non mi ricordo, è un personaggio importante, uno di questi fratelli si è pentito, però in questo momento non mi ricordo. Ci dovevano far vedere a questo Mimmo Bruno dove era alloggiato Raffaele Cutolo, perché in quel momento Raffaele Cutolo era latitante che aveva scappato di Aversa. Lo volevano eliminare perché fino a quel momento il Lorenzo Nuvoletta tratteneva, diciamo, a Luciano Ligio, a Rina ed altri, dicendo: no, Raffaele è un amico mio, non ci sono problemi, se si comporta male io basta che lo chiamo e si elimina, non pensando che Raffaele Cutolo invece ha fatto delle cose che nessuno si immaginava. Cioè, la cosa più, secondo me, importante che ha fatto è perché ha visto che questo Michele Zazza con i mafiosi hanno imposto ai contrabbandieri che avevano magari 50 anni che facevano il contrabbando, che avevano una piccola nave, un piccolo
motoscafo, andavano in Albania, andavano in qualche posto, compravano 10.000 casse di sigarette, li portavano, avevano la loro squadretta e lavoravano. Invece i mafiosi hanno messo delle regole, cioè nessuno poteva andare più a comprare delle sigarette all'estero, le sigarette li dovevano comprare in queste navi, diciamo, madre che c'erano al largo, cioè comandati dagli Zazza. Qualcuno non capiva la minaccia, dice: ma scusi, ma io perché me li devo comprare da te le sigarette quando posso andare in Albania, insomma, a comprarle? Questi non lo capivano, quindi chi non comprava le sigarette da Michele Zazza venivano eliminati, venivano uccisi. Cutolo, quando l'ha saputo, secondo me fece una cosa molto importante, sfidando i mafiosi e la camorra, diciamo, napoletana, si organizzò per i fatti suoi e ha detto: ogni cassa di sigarette che sbarca a Napoli, se non ci sono 10.000 lire per me, io me li prendo tutti e chi parla viene eliminato. Quindi a questo punto, siccome il traffico delle sigarette era gestito dai mafiosi, si cercò di eliminare, diciamo, a questo Cutolo. Quando ci dà questo personaggio importante, diciamo, di Forcelli l'appuntamento a questo Mimmo Bruno. Chi è questo personaggio importante di Forcelli? Guardi, questo è un grande personaggio, è completamente un grosso mafioso, che dopo si capì che questo era amico anche di Cutolo. A Forcelli, come si chiamano quelli che uno di questi fratelli è pentito, non è, però sono dei personaggi famosissimi, insomma, in questo momento non mi ricordo. Se io le faccio un nome che lei già ha menzionato, se non erro, Giuliano, le dice sì, qualcosa? Sì, Giuliano, sì signora, sì, Enrico Giuliano, insomma. Quindi da questo omicidio che nasce, da questo Mimmo Bruno, quindi i mafiosi capiscono che in mezzo ai mafiosi c'erano delle persone camorristi infiltrate, diciamo, da Cutolo. E allora ci fu un certo abbandono, dice: ma qua, dice, noi siamo allo scoperto, questi sono in condizione che noi siamo fuori casa e ci uccidono a tutti. E infatti tutti i mafiosi se ne sono andati, diciamo, a Palermo, e quindi e a Napoli succede una grossa, diciamo, guerra tra i grandi mafiosi napoletani, diciamo, e questi cutuliani, diciamo. Io ne sento parlare che viene un certo Raffaele Ferrara nel matrimonio della figlia di Rosario Riccobono, ancora non si erano, diciamo, fatta la spaccatura a Bardellino, i Nuvolette, diciamo, queste persone erano tutti compatti che combattevano al Cutolo, e loro pensavano che nel giro di 6 mesi, di 8 mesi avrebbero eliminato tutti questi della nuova famiglia, invece, insomma, quelli erano talmente organizzati che hanno ucciso tante persone, fra cui anche un fratello di questo Nuvoletto, un certo Ciro, che era uno dei più bravi, che era, perché erano 4 fratelli, io li conoscevo tutti e 4, questo più piccolino era Ciro e venne ucciso anche per questo scontro che ci sono con i tra loro. Questi Giuliano di cui lei ha menzionato, lei ha saputo, è in grado di dare indicazioni precise, se lo sa, in ordine a quella che era la loro posizione con riferimento ai 2 gruppi contendenti in Campania? No, questi Giuliani erano personaggi, diciamo, che almeno sia il Michele Zazza, sia Ciro Mozzarella, perché avevano tutte le famiglie, diciamo, divisi. Queste mafiose pensavano che questo Giuliano era d'accordo, diciamo, ai mafiosi. Invece quando dopo c'era questa persona che aspettava a questo Giuliano per andare a guardare la casa di Raffaele Cutolo, passano 2 con i motorini e ci sparano in testa, hanno capito che infatti dopo anche a Napoli dopo si sono capiti, ma non solo, diciamo, i Giuliani, ma anche
il nipote di Michele Zanza, io per esempio sapevo che, anche se ero un mafioso, amico dei Badalamenti, di Stefano, di Riccobone, però per quello che era nato a Napoli, perché molte persone, diciamo, vengono uccise, questo si vede che aveva un risentimento di patriottismo e diceva: io perché devo aiutare i siciliani quando io posso fare qualche cosa per i miei compaesani? Quindi ci fu una spaccatura anche tra i mafiosi, diciamo, di Napoli, che qualcuno, diciamo, partecipava per Cutolo, e questo l'hanno capito i mafiosi palermitani. Allora si sono sentiti scoperti, dice: aspetta, dice, andiamo. Si sono prese tutte le valigie e se ne sono andati. Io infatti, quando ho parlato con un certo Mallardi, che lo conoscevo già dal 73, quando mi avevano arrestato a me a Marano per armi, e questo Mallardi mi diceva, dice tutti i palermitani che noi vediamo a Napoli li buttiamo a mare. E io ci dicevo: stai attento, perché se tu fai pace con un siciliano, quelli non è che prendono lo scontro frontale, quindi piano piano cercano di fare per come hanno fatto in Sicilia. E quindi io ci ho dato l'indicazione, ci ho detto: voi dovete stare attento a Napoli dei Nuvoletti e di altri due paesi che in questo momento non mi ricordo, che erano amici ancora dei mafiosi. Senta, dovrebbe datare l'inizio di questo scontro, quando inizia lo scontro con Cutolo? Guardi, questi disappunti nascono intorno al 79, no, intorno all'80, 80, 79, ecco, nel 79, perché quando c'è il matrimonio della figlia di Riccobono, siamo, ecco, nell'80, questo... e Raffaele e Ferrara a me e a Riccobono, perché noi ci diciamo: se avete aiuto, se volete aiuto, va. Dice: no, dice, ma allora ancora non c'era la rottura con Bardellino, perché dopo, secondo me, l'unica cosa che hanno fatto male i napoletani è che, mentre alleato c'è pure Bardellino con i Nuvolette che combattono a Raffaele Cutolo, dopo Bardellino, diciamo, ha delle discussioni pure con i Nuvolette, sempre perché Bardellino è amico di Badalamenti, è amico di Rosario Riccobono, mentre i Nuvoletti partecipano dopo e spacciatamente Corrina e con Luciano Liggio. Senta, lei ha frequentato Napoli fino a quando? Guardi, io l'ho frequentato, diciamo, sempre a saltare un pochettino, dice, ma ci sono stato con questi interessi dal 73 al 76. Sì. Senta, lei poi ha raccolto notizie con riferimento ai rapporti tra le due famiglie campane e le due contrapposte fazioni all'interno di Cosa Nostra, cioè i corleonesi e diremo così coloro che facevano capo a Bontade, Inzerillo e gli altri? Guardi, io mi ricordo che nei primi mesi dell'80 io mi trovavo a Palermo da Riccobono, e arriva una notizia che c'era il Bardellino un po' seccato, perché doveva ricevere delle armi e queste armi non l'aveva ricevuto. Riccobono mi manda più di una volta a Catania a parlare con Nitto Santapaola. Infatti uno di questi viaggi che io faccio, vengo fermato a Catania con un Ferrari e vengo anche, diciamo, arrestato per pochissimi giorni, perché subito sono uscito, perché il Bardellino aveva dato a Santa Paola eroina e cocaina, e il Santa Paola ci doveva mandare 250 mitra a Bardellino, che l'H40, quelli che allora erano importanti,
che, cosa che non ci avevano arrivato. Quindi mentre io sono, diciamo, da Riccobono, il Riccobono mi dice, senti, parlaci tu con Santa Paola e vedi che cosa ti dice, come mai, perché il Bardellino era molto amico di Riccobono, erano rimasti ancora quegli interessi, insomma, amichevole. Io vado da Santa Paola, il Santa Paola è un pochettino evasivo, dice sì, comunque non mi dà una risposta definitiva. Dopo io vado a Teramo, dopo un mese, 15 giorni, io riscendo a Palermo perché ero a Teramo a Semilibertà e scendevo a Palermo perché avevo prendevo dei mobili a Teramo e li portavo in Sicilia, quindi ci andavo spesso. Il Riccobono mi dice passa da Michele Greco, cioè e fai la cosa ufficiale, ce lo dice a Michele Greco e Michele Greco ci dice a Santa Paola che te l'ha detto anche il Michele Greco. Infatti vado da Santa Paola e ci dico guardi che mi manda anche Michele Greco, vuol sapere insomma questi anni ce li mandi o non ce li mandi. Anche perché io mi ero incontrato con un certo Edoardo, perché come nasce questo mio interesse, non è che così, che sapevo che Michalizzi, un compare mio, aveva l'appuntamento a Piazza del Popolo a Roma con Bardellino. E ci faccio io a Riccobono, ma io lo conosco a Tonino, che eravamo stati assieme a Napoli, dice allora vacci pure tu, ci salgo anche io a Piazza del Popolo, però il Bardellino non viene, per un certo Edoardo che si vede era il suo braccio destro, era un ragazzo alto, simpatico. E infatti io mi sono riso e ci disse, e Tonino, quello si è messo a ridere, gli dice, per ora c'è qualche... Ma ci ha fatto capire che non si fidava. Così io ritorno di nuovo da Santa Paola e ci dico, senti, ma questi anni ce li dai o non ce li dai? Che ci devo dire, perché io ho l'appuntamento con Bardellino, tiene presente che questo è latitante, cioè se a me mi fermano con un latitante non è tanto bello, quindi mi deve dire cosa le devo dire. Che dopo nel massiprocesso ci sono state un sacco di telefonate che comparivano di queste cose. Insomma, in sostanza, la rottura tra i Nuvolette e Bardellino nasce perché il Santa Paola mi dice che queste armi erano partiti da Catania, erano arrivati a Marano e dice e per me sono stati dati, perché noi sappiamo che a Marano è... E di qua il Bardellino capisce che ormai il Nuvoletta non è più amico del Bardellino e quindi dopo... ammazzano il fratello, insomma, sì. Uccidono un certo Raffaele Ferrara e si mettono a sparare anche questi. Allora, Mutolo, la mia domanda era un attimino diversa, comunque gliela riformulo in termini diversi. Lei sa, le risulta che Badalamenti si sia recato a Napoli, si sia recato a Santa Lucia, si sia recato in Campania? Guardi, il Badalamenti più di una volta andava, diciamo, a Napoli a prendere i soldi, ma in quale periodo? Cioè, io credo che dopo l'80, dopo, io non lo posso dire perché il Badalamenti era un'altra persona che non si fidava, cioè perché sapeva che in comunque mezzo... Ecco, il punto è questo, cioè, lei risulta che ci sia andato Badalamenti a Napoli? Sì, c'era sì. Andato prima, cioè prima del 79, sì, come? Questo le risulta? Sì, si facevano delle riunioni, ma per il periodo successivo, mi scusi, per il periodo successivo le risulta qualcosa o no? No, io non lo posso dire perché non mi risulta. Senta, lei sa se i Giuliano si siano poi organizzati come gruppo autonomo rispetto a, diciamo, alla camorra riconducibile a Cutolo e all'altra fazione, diciamo così, della Camorra vicina a Cosa Nostra? Guardi, dopo a Napoli sono nati diversi gruppi, comunque i più forti sono rimasti, che erano tre o quattro cognati, perché io lo so, prima perché... Tre o quattro cognati di chi? Sì, era Sciardelli, Contino, Mallardi,
Infatti quando mia moglie saliva, diciamo che veniva a farmi il colloquio a Spoleto, magari io a volte mi metteva a ridere, perché mia moglie mi diceva, sì, che sai Gasper, dice, ma mi accompagnano due macchine, dice, ma hanno paura, dice, perché mia moglie saliva con i bambini a Napoli, andava in una dalle sorelle di questa moglie di Mallardi, e questi si organizzavano pensando che ci potevano fare qualche cosa a mia moglie. Invece, insomma, e io parlando con questi erano i gruppi più forti, perché c'erano anche i De Luca di Castellammare di Stabia, insomma, ma però lottavano tutti incontro, diciamo, i mafiosi e quelli che erano rimasti, diciamo. Sì, ecco, io volevo semplicemente sapere questo, se lo sa me lo dice, se no mi dice non lo so, cioè, le risulta che i Giuliano poi abbiano fatto un certo momento un gruppo autonomo loro proprio? Sì, sì, ma anche in quel periodo che io ci parlo, quando hanno fatto uccidere a questo Mimmo Bruno, già, diciamo, anche se quello più grande, che non mi ricordo ora come si chiama, diciamo era un mafioso, però avevano dei gruppi, diciamo, a Forcelli avevano dei gruppi, insomma, loro. Senta, lei ha conosciuto Nunzio Barbarossa e sa in quale famiglia sia stato inserito? Guardi, Nunzio Barbarossa, io non mi ricordo, io però ne ho sentito parlare e qualche volta l'ho visto pure, era della famiglia di Napoli, però stava a Milano, insieme, era molto amico da Alfredo Bono, da Pippo Bono, da Franco, da Dorucenea, da Ugo Martello, erano dei grossi finanziatori che avevano soldi, insomma, avevano alberghi, avevano insomma i traffici più importanti di Milano. Apparteneva, diciamo, alla famiglia di Napoli, era un personaggio molto importante ed era anche amico di Pippo Calò. Sì. Questo come l'ha saputo, che era amico? Guardi, anche di Pippo l'ho Calò? Saputo io sempre in quel periodo che dovevamo che ci hanno invitato per investire dei soldi in Sardegna e anche qua a Roma. E però a noi non ci interessava, perché insomma noi volevamo aprire una banca, diciamo, a Palermo, e abbiamo parlato più anche con questo Faldetta, che era, diciamo, uno dei personaggi, diciamo, di fiducia di Pippo Calò, in cui faceva dei palazzi completamente grandissimi a Palermo e fuori di Palermo. A me mi ha venduto diciamo un magazzino che si vendevano tutte queste cose e delizie, rubinetti, tubi, insomma, però insomma altre cose, insomma. Ecco, senta, con riferimento a questo affare qui di cui lei parlava, ecco, vuole essere un po' più preciso, cioè, vuole spiegare qual era l'affare che doveva essere effettuato a Roma e in relazione al quale era stato chiesto se vi fosse un suo interesse, un vostro interesse? Sì. Ecco, questo, il collegamento con questo ovviamente Barbarossa. Questo specificamente ce lo dice a noi Spataro, perché Spataro in quel periodo, non mi ricordo se era il consigliere o il sottocapo della famiglia di Pippo Calò. Siccome io avevo allora un grosso traffico di eroina, che tutti quei ragazzi che venivano dalla Thailandia, se venivano a Roma, a Firenze, a Napoli, l'eroina me la portavano a me e io la davo, diciamo, a persone che la mandavano in America o che la vendevano qua in Italia, però non è che la davo per come arrivavo, insomma, a 5 kg, a 10 kg, a 15 kg, fino a che dopo mi hanno sequestrato e ho pagato quella nave che hanno sequestrato con 250 kg in Egitto, mentre sta passando diciamo lo stretto di là. E niente, questi sapevano, diciamo, sia che io li favorivo, perché a Palermo, anche se in quel periodo c'erano diverse raffinerie, però l'eroina che arrivava dalla Thailandia era sempre migliore, perché
perché mentre in Sicilia, a Catania o in qualche altro posto, diciamo, la morfina veniva sfruttata al 100%, diciamo, i cinesi, i thailandesi, quelli che hanno là il papavero del triangolo, cioè prendono quella più bella, quindi arrivava qua, diciamo, con una forza del 98-99%, quindi io la davo, ci guadagnavo un prezzo e loro la immischiavano e la mandavano in America. E quindi sapeva questo spataro che intorno a me, a Riccobono, che giravano dei soldi. E ci propose, siccome dovevano fare, facevano queste speculazioni edilizie, che lo spataro, essendo una persona che è di fiducia del Pippo Calò, ci interessavano anche questi personaggi che mettevano dei soldi. Ma sì, anche perché quando uno porta, diciamo, che fa guadagnare soldi a una persona, diciamo, il piacere viene quasi sempre ricambiato. Quindi il Michalizzi ci disse che non ci interessava perché aveva intenzione, si stava interessando per aprire, diciamo, uno sportello bancario. Però eravamo preoccupati, dopo eravamo un pochettino preoccupati perché c'era, si vocificava allora la legge Rognone La Torre, che i mafiosi ci dovevano sequestrare i beni, quindi eravamo un pochettino allarmati di questo fatto, insomma, ognuno cercava di comprare brillanti, di nascondersi, insomma. Sì, senta. Comunque, io in quel periodo, intorno all'80, o 81, io venne a sapere, fui invitato a mettere dei soldi, insomma, per Pippo Calò, in cui abbiamo rifiutato, insomma. Sì, e questo denaro era finalizzato a fare che cosa a Roma? Ma principalmente sull'edilizia, cioè perché l'edilizia, diciamo, è una materia in cui uno può giustificare, in qualche modo compro, vendo, certo, e dopo vogliono sapere, ma tu come l'hai comprato? Salgono all'origine, è un pochettino difficoltoso, ma se uno per esempio fa delle operazioni, per come ci spiegavano, bastava comprare una cosa e dopo un po' di tempo venderla, cioè fare queste operazioni più di una volta, insomma, la cosa poteva passare un pochettino inosservata, non essendoci un controllo approfondito, insomma. In ordine a grossi supermercati, lei ricorda qualcosa che c'erano qui a Roma? Guardi, io siccome... E che interessavano Barbarossa ed altri? Sì, siccome io a mia moglie ci hanno rubato... Mia moglie aveva un po', diciamo, di brillante, di oro, diciamo, a casa, anche se io avevo a Palermo la cassaforte nascosta, però siccome mi doveva venire a trovare al carcere di Sulmona, si è sentita più sicuro, diciamo, portarsi, diciamo, queste cose di dietro. A Napoli, mentre sta andando a prendere la nave, ci rompono il vetro e ci prendono questa borsa. Quindi, a parte che c'erano anche dei bigliettini per Michele Zaza, per Riccobono e da altre persone, subito cerco di rintracciare a Gellanda Betti, e in quel periodo so che lui era da qua a Napoli, insieme a Barbarossa e darsi un certo liquore, questo Zaza, che era il periodo in cui aprivano questi grossi supermercati, e qua a Roma. Che anni siamo? Ma siamo intorno all'88, al 78. Sì. Ecco, in questi supermercati avevano interessi Barbarossa ed altri? Sì, ma anche a Palermo, diciamo, c'era questo anche, non so come nasce fuori, forse della mafia americana, che era molto più facile, diciamo, investire su questo tipo di lavoro, e quindi c'erano persone, diciamo, che hanno trovato un lavoro molto redditizio, diciamo, fare questi supermercati, perché il mangiare, o bene o male, una città come Roma, ma una città, qualsiasi città è, le persone devono mangiare, quindi c'è tutta una catena di interesse, di... Senta, lei ha detto che ha parlato di denaro che veniva dato a Calò.
Ecco, le risulta, le sa dire se Giuseppe Calò si occupasse di riciclare denaro provento dell'attività degli appartenenti di Cosa Nostra? Guardi, Pippo Calò era, non è, Pippo Calò era un personaggio che stava qua a Roma e diciamo è tutti i soldi che quelli di Palermo, e in quel periodo ne arrivano tanti, specialmente dall'America, dollari. Cioè c'erano persone che non sapevano che cosa fare con i soldi, perché c'erano per esempio un certo Nunzio La Mattina, che era anche amico di Pippo Calò, nella famiglia di Pippo Calò, che dopo viene ucciso. Questo non sapeva che cosa fare, e quello diceva: tu sei giornalista, ma perché tu non ti apri un giornale? Tu sei costruttore, ma perché non costruisci? Perché arrivavano i soldi, arrivavano continuamente. Cioè hanno scoperto che comprando l'eroina e la morfina e facendola a eroina ci guadagnavano più di 15 volte di quello che investiva. Quella nave che hanno preso, diciamo, a me con me, era un viaggio di esperienza per vedere quanto tempo ci stava, perché se la nave passava... Un viaggio sperimentale, vuole dire? Eh? Un viaggio sperimentale, un esperimento? Sì. Che purtroppo c'erano 250 kg di eroina, che si doveva vedere quanto tempo ci impiegava, e in caso fare, mentre i chimici lì fuori, lì nella nave, prendere il papavero, diciamo, a Bangkok, insomma, in questi paesi, dice, asiatici, e il tempo che arrivava in America o qua in Europa, diciamo, farla diventare eroina, insomma, era questo il discorso. Però... Senta, lei sa se Calvi e il Banco Ambrosiano siano stati utilizzati da Calò o da altri appartenenti a Cosa Nostra per attività di riciclaggio? Guardi, io so che... Lo so, però non posso essere certo al 100% che la morte di Calvi avviene appunto perché il Calò... C'era anche Sindona immescato, non so a che vero titolo, che dopo Sindona venne in Sicilia per giustificarsi di questi ammanchi, che c'erano nel Banco Ambrosiano, si facevano operazioni e c'erano soldi anche dei siciliani, ma i siciliani non è che avevano soltanto soldi, diciamo, al Banco Ambrosiano, ma avevano anche soldi che li giocavano in borsa, insomma, c'erano dei personaggi puliti, sì, che facevano queste operazioni. Lei sa se Calò fosse interessato a, diciamo, questa attività? Sì, Pippo Calò era interessato perché gestiva, a me che me lo dice il Ricco Boro, quando viene Sindonia accompagnato di un certo Micheli in Sicilia, perché i siciliani dice: a noi qua ci vogliono i soldi. Dopo gira, Sindonia dice: sì, sono, dice, al banco, dice, Ambrosiano. Dopo i siciliani ci hanno detto: a noi non ci interessa niente, ma vogliamo i soldi. E dopo ho sentito pure che la morte, diciamo, di Calvi scaturisce propriamente per questi ammanchi di questi soldi mafiosi. Da chi lo ha preso questo? Chi gliel'ha detto? Guardi, chi me l'ha detto era un argomento che si parlava, perché l'argomento principale non era tanto, diciamo, questi ammanchi di soldi. L'argomento principale era, diciamo, che Sindonia si sparò nella gamba per far vedere che era stato sequestrato, insomma, c'era tutta una trafeletta. Io ne parlai con Ricco Bono, con Michalizzi, con altri mafiosi, ma si parlava sempre così a carattere di, diciamo, io mentre sono nell'87, che c'è il massi processo, parlo con diverse persone, ma così, che si parlava che ai fin di conti potevamo stare in Sicilia tutti bene, tutti ricchi, se non c'era questa mentalità distorta di Salvatore Rini e quello che l'hanno seguito, noi potevamo toccare il cielo con un dito, perché non ci mancava niente, avevamo l'aria bella che si disperava, i soldi si guadagnavano, insomma, non è... soltanto che Rina
aveva questa sete di vendetta che ce la scaturisce il Luciano Leggio, che portò, insomma, come tutte le cose violente, violenza chiama violenza. Senta, lei ha parlato della morte di Calvi, dell'uccisione di Calvi, ecco, e vuole dire, vuole spiegare questo collegamento tra Calvi e Sindona? Che tipo di rapporto vi era? Guardi, io non è che ne capisco tante di queste cose, non è. Io quello che ho sentito dire così in una maniera grezza, cioè che il Sindona era un personaggio che era intelligente, era più di Calvi, però quello che manovrava i soldi, che anche Sindona aveva banche sia qua in Italia che in America, ma addirittura si parlava che, per esempio, tutti i titoli, c'erano alcuni titoli che venivano contraffatti, rubati, però parlo di titoli importanti, miliardi, insomma. Allora c'era, diciamo, questo pozzo che era il Banco Ambrosiano, insomma, ci avevano delle persone, delle conoscenze, e qualsiasi cosa che portava dei soldi là venivano scambiati. Quindi uno, per esempio, che lo dico così grezzamente, che si metteva d'accordo con un direttore di banca, e c'era una persona che aveva dei titoli, facevano le fotocopie, ma a livello di miliardi, va bene, e le andava a depositare, diciamo, sempre tramite personaggi, diciamo, importanti, diciamo, a questo banco, e quelli davano i soldi. Dopo, ecco, se ne accorgevano, c'erano delle assicurazioni, insomma. Però io non è che sono approfondito su queste cose, però sentivo dire che questo, diciamo, Banco Ambrosiano, dove c'era Calvi, era, diciamo, una fonte che venivano assorbiti diversi soldi. Dopo, ecco, ricorda chi gliel'abbia detto questo, come lo ha saputo? Ma guardi, io allora ne parlai con un certo Piero Loiacono, ne parlai con mio compare Chemi Calizzi, perché ci fu un ragazzo che andò in Svizzera mentre stava facendo un deposito di soldi, viene arrestato di un certo De Luca, che credo che ancora sia qua nei servizi, quindi dopo che si aveva paura anche andare in Svizzera a depositare i soldi, se uno era seguito, se venivano arrestati, quindi era più facile avere dei contatti qua in Italia, mentre i soldi in banca. Però ripeto, io non è che sono un tecnico di queste cose. Micalizzi chi è? Micalizzi era, diciamo, uno della famiglia di Rosario Riccobono, un compare mio, compare di Anello, che era fratello di Michele Micalizzi, che era il genero di Riccobono. E quei soldi, diciamo, che noi avevamo nelle famiglie, li mettevamo o nella costruzione, oppure c'erano persone che avevano interessi che li mettevano in banca, insomma. Ecco, dove ne ha parlato con Micalizzi, se lo ricorda, e quando? Guardi, questi fatti che io le sto dicendo, sono che hanno sequestrato dei soldi in Svizzera, sono nati prima dell'80, che c'era De Luca, Tonino De Luca, che era un poliziotto di Palermo, che dopo era qua a Roma, non so dove. Dopo degli altri che discorsi con Pietro Loiacono e del Banco Pre, io ne ho parlato nell'87, quando c'era il massimo processo, che eravamo tutti, diciamo, assieme a Palermo, eravamo quasi 700 persone divise nei vari sezioni, quindi la giornata che si doveva passare, chiacchierando un po' di questo, un po' di quello, insomma. E Pietro Loiacono che ruolo aveva in seno a Cosa Nostra? Ma Pietro Loiacono era uno dei consiglieri della famiglia di Stefano Bontade, era allora imputato nel massiprocesso di Palermo, e fu condannato pure
per associazione, insomma. Rispetto all'inizio del maxi processo, del primo maxi processo, come noto è iniziato il 2 febbraio 86, quando può collocare questa codetenzione con Pietro Lo Iacono? Guardi, io purtroppo a me mi hanno arrestato l'indomani della strage che ci fu a Palermo, che hanno ucciso 3 carabinieri a Ferlito e all'autista. Cioè fa riferimento il 16, il 17 giugno. Il 16 giugno dell'82. Dell'82. Perché si pensava che, essendo successo questa strage nel territorio di Partanna Mondello, cioè nell'entrata dell'autostrada, noi della famiglia di Ricco Bono, quantomeno, lo dovevamo sapere e dovevamo sapere dove erano nascosti i killer. A me mi arrivano 5-6 mandati di cattura per i vari associazioni, traffici, insomma. Dopo Falcone ha soltanto l'indizio che, siccome io ero stato, diciamo, a Giulianova, a Teramo, diciamo, a Semilibertà, e avevo affittato una villa a Giulianova, viene preso in questa nave con questi 250 kg di eroina uno di Giulianova, quello che fa la pubblicità nei biscottini Plasmon e Fioravanti, e tutto assieme Falcone, che aveva un intuito unico, forse questo, mi viene a dice: hanno preso la nave. Dice: ma perché io, che sono armatore? E dopo, invece di farmi indagine, e già lui aveva visto che io ero stato a Giulianova, dice, questo chi ce lo porta sulla nave? Che erano 6-7 greci e questo di Giulianova. Sì, e infatti, senta, non si sbagliava. Con Pietro Lo Iacono. Sì, da quando incomincia il maxi processo a quando finisce. Perché diciamo, a noi ci hanno portato a Trapani, dopo incominciò. Guardi, allora il maxi processo comincia il 2 febbraio dell'86 e la sentenza di primo grado è del 16 dicembre 87. Sì. Ora, in questo raggio di tempo, in questa fascia di tempo, sì, in che periodo può collocare questi colloqui con Pietro Lo Iacono? Guardi, di preciso non mi posso ricordare, ma comunque siamo là, insomma, può essere 6 mesi prima o 6 mesi dopo. Ricorda il carcere in cui a Palermo, sì, Palermo. Carcere del Luciardone? Sì, 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 sì. Eravamo in due sezioni ed eravamo, insomma, tutti mafiosi. Di tutte le famiglie, tutti immissiati, tutti, c'era l'ordine di non ci litigare, di non fare niente, perché avevamo la squadretta, quella speciale, però abbiamo parlato con, c'era uno che è il capitano, coronnello, un getto del Rosa, dice: ragazzi, a me interessa che qua non vi ammazzate, quando uscite vi potete ammazzare, dice: a me mi interessa, vabbè, che non tentate di scappare e che non vi fate di male. Dopo possiamo essere amici così. Se vi litigate, purtroppo, dice, dobbiamo usare anche noi i metodi più. Infatti noi eravamo, diciamo, tutti assieme, perché eravamo apparentemente dei detenuti più tranquilli, più pacifici che c'erano. Senta, io vorrei che lei spiegasse quelli che erano i rapporti tra Sindona e Calvi. Guardi, io posso dire questo, di quello che ho capito io, va bene, Sindona era uno che, diciamo, consigliava a Pippo Calò oppure a qualche altro personaggio, ma in questo caso, siccome era qua a Roma e quello che toccava i soldi era il Pippo Calò, era quello che le consigliava a Pippo Calò di come manovrare questi soldi, ma i soldi dei mafiosi, ma erano tanti, cioè può sembrare una cosa un pochettino sproporzionata, diciamo, però lei pensa che cioè, tutto il traffico dell'eroina
partiva tutto della Sicilia, perché mentre le sigarette erano a Napoli, tutto è che andava in tutto il mondo. Quindi questi mafiosi dovevano investire e cercare di non farsi diciamo sequestrare i soldi, perché l'unica cosa che ai mafiosi ci interessava, cioè era, non si pensava che sarebbero state fatte delle associazioni, delle cose, era fuori dell'idea dei mafiosi, però l'unica cosa che preoccupava erano come se lo Stato riusciva a sequestrare i soldi, però dopo lo Stato ha fatto insomma. Senta, lei ricorda se a Sindona sia stato richiesto di versare del denaro quando venne in Italia in relazione al finto rapimento di cui ha parlato? No, ma Sindona è venuto qua in Italia appunto per giustificarsi e perché i mafiosi, cioè lui andò completamente da Salvatore in Cirillo a Passo di Rio, no? E là ci sono stati qualche 15 giorni di riunione e i siciliani volevano i soldi, non ci interessava niente, dice sì, tu c'hai la banca Franchellini là in America, c'hai quelle, a noi non ci interessa niente, noi vogliamo i soldi. E come si giustificò Sindona? E lui si giustificava che ora vedeva come fare tanti soldi e la responsabilità erano qua in questo banco asiliano di Calvi e quindi che dice vabbè chiudi, fatti dare i soldi, rientra, noi vogliamo i soldi. A me no, questo me lo specificò Ricco Bono, a noi non ci interessa, noi non vogliamo avere, perché vogliamo i soldi. E dopo io non lo so ora, scusi, se è vero, perché io non c'era, non è che posso dire c'era, dopo il Calvi magari si sentì un pochettino braccato, un pochettino, perché ci fu un fattore che diciamo ci fu un personaggio che dopo è stato messo a tacere, questo uscì così sul giornale e dopo però cioè hanno preso a uno che non mi ricordo questo momento come si chiama, un siciliano che stava andando da un avvocato e l'hanno preso e aveva in mano una lista di 500 persone, va bene, in cui si dovevano interessare a far rientrare questi capitali. Ora io non so se erano in Svizzera, se erano in Italia, se erano in America. Questo fatto competente non se ne parlò più ed era un fattore molto importante in relazione, insomma. E credo che questo personaggio è stato arrestato qua a Roma con questa lista di persone in cui chiedevano soldi, insomma. Senta, prima di capire bene questo discorso che ha fatto, vorrei che lei spiegasse, sulla base di quello che le ha detto Ricco Bono, che cosa significa che la colpa ricadeva su Calvi, cioè ricadeva la colpa su Calvi per la perdita di denaro. Sicuramente ci saranno stati dei giochi in borsa, oppure, non lo so, ci potevano essere questi titoli che io dico, so che facevano questi titoli che davano, diciamo, a questa banca e dopo se ne sono accorti che la cosa, se usciva fuori, poteva essere magari dannosa, insomma, a dire vabbè, la prima volta non te ne accorgi, la seconda volta non fai controlli, ma benedetto Dio, ma qua insomma ci sono diverse operazioni, tutti taroccati, ma ripeto, c'era anche un certo Monti, io mi ricordo che a Milano c'era un certo Monti, che un altro personaggio che era molto vicino a Pippo Bono, in cui parlavano sempre di questi denari, di borsa, però io, ripeto, io non ero uno che mi interessavano queste cose, a me mi interessò, diciamo, sapere qualche cosa perché avevo conosciuto io a questo crimi, che l'avevano arrestato dopo, perché la polizia capì, i magistrati capirono che era tutta un'invenzione, che Sindona era stato sequestrato, che era stato ferito, eccetera, eccetera, e quindi con questo si parlava, anche lui
mi fece capire che i siciliani, insomma, non è ci interessava tanto che di quello che avrebbe potuto dire Sindonia o Calvi. Certamente, Calò, com'è che si giustificava Calò? Calò, prima di dare i soldi a Sindona o a Calvi, lo diceva, non è che lui diceva, ragazzi, c'è questa operazione, si fa, dice, va bene. Quindi dopo era una cosa risaputa che questi soldi comunque erano finiti, diciamo, in quella banca. Ora, senta, lei sa se poi questo denaro che Cosa Nostra reclamava sia stato recuperato da Sindona o da Calvi? Ma guardi, io non lo so quanto hanno recuperato, perché la cosa è rimasta dopo un pochettino così in aria. Io non è che, ripeto, potevo capire. Però la cosa è finita dopo tragicamente, perché Sindona è stato arrestato e Calvi è stato eliminato. Sindona dopo si è avvelenato, insomma, non lo so, ci è venuto un malore, è morto, non so con precisione quello che è successo. Quindi io dopo non so, perché dopo sono succeduti dei fatti in cui io avevo altro problema, non è che mi interessava Sindona o Calvi, non ne... Ecco, nella sua giustificazione Sindona ha detto anche, ha fatto riferimento a dove si trovavano questi soldi, in quale nazione, in quale continente. Presidente, c'è opposizione alla domanda, c'è opposizione, vorrei che il PM specificasse nella domanda se è una conoscenza diretta da Sindona o se stiamo parlando sempre di cose che lui ha saputo del relato e da chi. La domanda formulata così, secondo il nostro parere, non è ammissibile e c'è opposizione. Non si capisce per quale motivo dovrebbe essere non ammissibile. Secondo il nostro parere, dalla domanda non si ricapisce se quanto ci dovrebbe riferire è a sua diretta conoscenza o è un'informazione appresa da qualcun altro e da chi. Siccome all'inizio si era partito... Glielo chiediamo, no? Adesso prima lui dirà. Perfetto. Se lo sa, se sa questa circostanza, poi ci dirà per quale motivo la sa. Tanto sì. Esatto. Adesso glielo chiediamo. Allora, signor Muto, se vuole rispondere alla domanda, gliela ripeto. Io non è che avevo rapporti, diciamo, con Calvi o con Sindona, quindi io queste cose l'ho saputo, ma non da una persona, perché magari c'era un interesse per me che ricordarmi, perché io di questi discorsi, diciamo, della morte di Calvi, Sindona, ma ne parliamo con altri mafiosi, perché, ripeto, siamo stati quasi 18 mesi. Io sì, anche se mi divertivo a dipingere, avevo pure il mio bisogno di parlare, di informarmi. Ma erano, diciamo, discorsi che io apprendevo perché si parlava. Magari in mezzo a me ci poteva essere una persona che ci interessava e nasceva questo discorso. Magari io ascoltavo così, senza nessun particolare interesse, altrimenti magari sarei più preciso. Mutolo, scusi, io le ho fatto una domanda che rimane quella, cioè Sindona... Prima di dirci la fonte da cui lei l'ha saputo, io l'avevo chiesto se ricorda cosa Sindona disse con riferimento al luogo dove questo denaro si trovava, per giustificare il fatto che non poteva restituire il denaro che la mafia, che Cosa Nostra, gli aveva fatto avere. Ho capito, sì. C'è di nuovo opposizione, Presidente, scusi, c'è di nuovo opposizione. La domanda prima. Sì, ma poi la domanda vediamo successiva. Se sa questo fatto, se è in grado di dire qualcosa, e poi ci dirà anche se come l'ha saputo e da chi. Allora, io questo fatto l'ho saputo così, che si giustificò il Sindona, che tanti dei soldi, diciamo, che i mafiosi che reclamavano l'aveva dato a Calvi. Logicamente Sindona andò
già con un bagaglio di giustificazione, e dice che queste erano delle operazioni fatte sbagliate da Calvi, non tutti, cioè c'era, cioè che la cosa poteva essere recuperabile, perché c'erano dei soldi in borsa, c'erano dei titoli in borsa, c'erano dei soldi in Svizzera, c'erano soldi anche al Banco Ambrosiano. Cioè quando Calvi va a giustificarsi per queste cose, secondo lui ancora, cioè dice, non vi allarmate perché cioè, sono tante, qualche cosa mancherà, anche se avevano promesso che ci potevano essere del guadagno, cioè, però non reclamando il guadagno, però non è, perché se Calvi per assurdo avrebbe detto i soldi sono finiti tutti, ma finiva anche lui là, non è insomma che c'era motivo che di farlo andare via e di rischiare altre cose. Senta, questo... allora faccio la domanda diretta, lei sa se parte di questi soldi o i soldi fossero in America? Logico, nella banca che ho detto poc'anzi, nella banca Franchellini, che era Franchellino, c'era una banca, il Sindone aveva una banca Franchellini, però erano sempre, non, i soldi importanti erano, diciamo, qua in Italia, in Svizzera, cioè qua, che il responsabile era Calvi. Però anche Sindone, cioè, non era che uno che non aveva niente, lui aveva anche una banca. Ecco, lei quindi ha detto che queste notizie le aveva avute riferite dal suo capomandamento, Rosario Riccobono, esatto? Sì, signore, sì. Ecco. Queste ultime fatti non le aveva dette, mi pare. Cioè, da chi le ha sapute queste cose? No, queste ultime detto cose qualche... che... Beh, signor Presidente, io cioè non è che ero un miliardario che avevo grossi interessi, ma nell'interesse che aveva Riccobono sicuramente c'era qualche cosa mia pure, perché... diciamo questi contatti con la Thailandia, con l'avevo direttamente io con un certo Combachini, quindi quando io, che dopo che sono stato arrestato, che io purtroppo ho avuto dei lunghi periodi sempre di, perché ero sempre in mezzo come il pezzemolo, però c'erano anche i soldi miei, insomma noi, per esempio a me quando mi hanno arrestato io stavo facendo tre palazzi a Pallavicino con i fratelli Caravella, non è che ero, però dopo che sono finiti tutti, il Riccobono aveva un impero, tutti i mafiosi morti ci hanno sequestrato tutto, e non certamente la legge La Torre, ma ce l'hanno sequestrato i mafiosi, ecco perché a volte il rancore insomma con questi mafiosi nasce più di questo comportamento anomalo, però... Io poc'anzi ho detto che questo Sindone aveva la banca, non mi ricordo come si chiamava, Franchellini, insomma una qualcosa del genere, e logicamente che si giustificava di recuperare i soldi, altrimenti lui non se ne avrebbe andato da Palermo. Invece lui dopo alcuni giorni andò via. Senta, questa persona straniera che ha menzionato, Combachin, lei come l'ha conosciuto e chi era? Crimi? No, la persona di nazionalità straniera che ha menzionato, di nazionalità straniera. Ah, Combachimbe? Sì, e chi era e dove l'aveva conosciuto? Questo era un cinese, era un piccolo, io lo chiamavo il piccolo Sandokan, perché era uno di Manila che andava, diciamo, nelle campagne, nei contadini, a andare a comprare, diciamo, l'eroina che facevano il papavero. E era uno che ci aveva proposto, diciamo, lui a questo l'avevano arrestato a Roma intorno al 76, 70, comunque io l'ho conosciuto nel 77, 78 a Sulmona, mi raccontò che era stato preso qua a Roma perché aveva dentro la valigia 20 kg di eroina e non sapeva a chi venderla. Io mi sono messo a ridere, siccome io non insomma che ero pratico di eroina, però avevo tante persone che
che sapevo che facevano questo lavoro. E ci ho detto, va bene, quando esci, se ti interessa, insomma, ci mettiamo in contatto, tutto quello che hai, insomma, ci sono i siciliani che la mandano in tutte le parti del mondo, perché per ora lavorano con la Turchia e con i siriani che fanno venire, sbarcano, perché lo stesso sbarco che facevano le sigarette, dopo l'hanno fatto con la morfina e con le altre droghe, diciamo, che venivano dall'estero. Quindi quando uscì, prima ha avuto di bisogno di me perché era senza soldi, quindi io ci ho dato un po' di soldi, insomma, ci ho dato qualche cosa. E lui questo non se lo dimenticò, che mi ha scritto, e io mentre ero già in galera l'avevo fatto mettere in contatto con Michalizzi Salvatore e con Ricco Bono, però questo che dopo io sono andato in permesso, insomma, ci siamo parlati, ci siamo accordati, quindi ho fatto confluire tutti, diciamo, questi ragazzi, diciamo, cinesi della Thailandia, ce n'erano anche qualcuno inglese che lavoravano con lui perché aveva un'organizzazione di queste persone che viaggiavano e me la portavano a me, diciamo. Certo, sì. Io non è che potevo vendere tutta sta eroina, l'unico importante che io che conoscevo era il Pino Savico, che era compare di Salvatore Rina, e quindi loro se la prendevano tutti e la mandavano a John Gambino, ad altre persone, sia in Canada che in America. Senta, la vicenda relativa alla giustificazione che Sindona ebbe a dare in ordine al denaro richiesto da Cosa Nostra l'ha collocata nel periodo della sua venuta a Palermo, e quindi lei ha parlato del 1979, se non erro. Ma io credo sì, intorno a 79-80. Calvi è stato ucciso il 18 giugno del 1982. Presidente, la domanda è suggestiva, Calvi è stato ucciso. No, non è suggestiva. Scusi, se Sindona si... Ha detto già lui prima. Allora, il 18 giugno... Stavo formulando la domanda. Allora, lei ha collocato l'episodio relativo alla presenza di Sindona e alla giustificazione nel 1979. Calvi è deceduto, è stato ucciso secondo l'impostazione accusatoria il 18 giugno del 1982. Lei ha preso prima del 18 giugno 82 o dopo questa data chi ha voluto la ragione, chi ha voluto che Calvi venisse ucciso e per quale motivo Calvi fu assassinato? No, guardi, io non lo so, Sindonia certamente viene prima che muore Calvi a Palermo, altrimenti non c'era motivo che andava a Palermo andare là. Io mi ricordo perfettamente che Ricco Bono mi raccontò che Sindonia aveva assicurati a tutti i mafiosi, cioè a tutti, ai capi mandamenti, che lui ora si interessava per fare rientrare tutti i capitali che attraverso il Pippo Calò i mafiosi avevano investito. Ecco perché dopo lui se ne va. Dopo quello che succede di specifico io non lo so. Io ne risento parlare, anche perché dopo ho delle disavventure, sto in galera, sto un po' isolato. Mentre io sono a Palermo, che incomincia il massi processo, così, insomma, ogni mattina i detenuti si riuniscono a 4-5 persone, una volta si parla di donne, una volta si parla di cinema, una volta si parla di quelli che muoiono, quelli che debbono essere ammazzati, a volte si parlava anche, insomma, di queste persone che avevano fatto, che purtroppo i mafiosi a volte che sono sicuri che i soldi non se li prende nessuno, però in questo caso avevano avuto anche la disavventura
di avere delle perdite. Ripeto, se hanno recuperato al 100% non lo so, non era un motivo che mi poteva interessare, perché quando ne parlo i miei più stretti, diciamo, amici sono tutti morti, quindi io parlo con persone della famiglia di Calò, con la persona della famiglia di... cioè i sopravvissuti che parliamo, insomma... Senta, vuole dare un nome a questi detenuti ma con quanti, cui ha parlato? Io per esempio, molto spesso passeggiavo, diciamo, con Pippo Calò, con Vittorio Mangono, con un capodicina di Pippo Calò che non mi ricordo, di Giacomo, e a volte passeggiavo anche con altri personaggi, diciamo, come il mio capomandamento, perché nel frattempo il Riccobono era morto e avevano fatto il capomandamento a Gambino Giacomo Giuseppe, quindi c'era un'elasticità, anche se capivo che mi dovevo guardare. Però non posso essere, cioè preciso, io dopo tanto tempo ho parlato, gli argomenti che si parlava era questo, tutti i discorsi che a volte si facevano davanti a Pippo Calò per dire ma chi ce l'ha fatto fare ammazzarci, ammazzare a te, cioè, e lui si stringeva nelle spalle a tipo che lui va, non è che ci interessavano queste cose operative, cioè lui era una persona molto, diciamo, buona, perché in fondo il Pippo Calò non è un uomo cattivo, è un pochettino ipocrita che sempre dice che è un santo, ma però non era uno che diceva, si stringeva nelle spalle per dire ma che c'entro io, perché in quel periodo che sono là c'è quasi tre quarti dei mandamenti, sono tutti arrestati, tutti i capimani, che io conosco da diverso tempo. Ora fare una collocazione e dire il tizio mi ha detto a me, ma erano tutti personaggi che stavano bene, forse l'unico che in quel periodo stavo male ero io, non perché stavo male ma perché avevo tutto congelato dai mafiosi, non dalla legge La Torre, perché speravano che uscendo andavo nella bocca del lupo per dire facciamo i conti, perché io avevo tutto congelato, cioè ad altre persone magari avevano dato i soldi dell'eroina, invece io avevo i soldi dei fabbricati fermi, i soldi che ci dovevano dare a mio fratello, cioè a me, quando in via La Marmora uccidono a due persone in un bar che era dei Michalizzi. Quindi, però io tramite questo comportamento ho capito e grazie a Dio mi sono salvato, perché dopo ho mandato a tutto a quel paese. Senta, io le faccio delle domande molto dirette adesso e le prego di darmi una risposta su quelle che sono le sue conoscenze telegrafica. Lei ha menzionato una serie di persone con cui ha parlato di queste tematiche durante la comune detenzione. Allora vorrei sapere, lei con Pippo Calò, con il suo nuovo capomandamento dopo la morte di Riccobono, Giacomo Giuseppe Gambino, e con il capodecina della famiglia di Calò, di cui ha fatto menzione, di Giacomo. Con Pietro Lo Iacono, con il suo compare Michalizzi, ha parlato delle ragioni dell'uccisione di Calvi, di cui lei ha riferito oggi? Le hanno detto quello che lei ha riferito quest'oggi? Presidente, però ha detto che non sa le ragioni della morte di Calvi. Guardi, escluso il Michalizzi Salvatore, perché il Michalizzi già in quel periodo è morto. E io con tutti gli altri persone, sì, io ci ho parlato, ma anche morto, con altre persone, perché dopo a un certo punto il discorso di Calvi si capiva che era una, diciamo, una... Deve essere più sintetico però, signor Mutolo, deve rispondere con poche parole alle domande che le rivolge il pubblico ministero, se no non la finiamo più qua. Quanto manca ancora? Quante domande? Manca poco. Siamo in ritardo rispetto al programma. Troppo, abbiamo parlato per 2 ore di cose che...
di tutta la storia della mafia, però siamo arrivati adesso alle uniche domande che possono interessare questo processo. Collegamento è ripristinato. Ci senti? Adesso sì, Presidente. Adesso sì, grazie. Sì. Ci siamo persi dall'ultima domanda, non abbiamo sentito più. No, non ha ancora risposto. Avevamo solo invitato il Mutolo a dare risposte brevi. Il pubblico ministero a concludere. Sì, e io all'infore di Michalizzi Salvatore, che in quel periodo è morto perché viene eliminato con Ricco Bono ed altre persone della sua famiglia, con queste persone siamo state quasi 18 mesi assieme a Palermo. Dopodiché, dopo le condanne, ma con diverse persone, con lo Iacono, con Spataro, con Pippo Gambino, ci siamo visti anche in altre carceri, non ne... E io ho parlato sempre in una maniera così evasiva, cioè io assolo mai no, perché non era una cosa che mi interessava direttamente, ma a volte si parlava 4-5 persone per dire... Si è diretta per esempio io ho avuto un'altra discussione mentre sono diciamo nel carcere di Spoleto con un certo Lena, per esempio che pure parlava... di questa borsa di Calvi e così e per, sì, incominciamo prima, sempre io prima so... di parlare di questo che è l'ultimo argomento io la invito a dare una risposta ecco molto sintetica del tipo sì o no o quasi cioè lei con le persone che le ho menzionato prima ha parlato di questa necessità di recuperare il denaro e della con Calvi e della perdita del denaro che era stato investito tramite Calvi, tramite il Banco Ambrosiano. Principalmente con Pippo Calò, anche con Di Giacomo, anche con lo Iacono, ma sicuramente c'erano anche con Magliozzi, insomma, c'erano questi fratelli che erano molto vicino a Pippo Calò, ma ne parlavamo così, insomma, per dire, a me interessava perché... Va bene, signor Mutolo, è sufficiente così, poi se gli altri parti vorranno fare delle domande. Volevo sapere una cosa, lei rammenta quando è stato assassinato Rosario Ricco Bono? Ma Ricco Bono è stato eliminato il 30 novembre del 92, che l'anno del... 30 novembre del 1982. Sì, va bene. Non c'è il collegamento, bisogna... L'hanno invitato in una villa ed è stato eliminato lui con me. Quel giorno a Palermo ci sono solo state... Solo che, signor Mutolo, è caduto il collegamento con la videoconferenza, quindi dovrebbe dire queste poche cose appena è stato riattivato il collegamento. È l'ultima domanda questa? Sì, sì, l'ultima domanda è questa su Lena. Sì, ma ci deve rispondere, adesso ha detto con chi ha parlato, ci deve dire se le hanno detto qualche cosa su chi ha ucciso, se l'hanno ucciso Calvi, e quali erano le ragioni per le quali è stato ucciso, se è stato ucciso. Ma capite, noi giriamo ancora intorno alla cosa, è questo che se lo sa, se qualcuno le ha detto qualcosa, ce lo deve dire. Adesso appena si... Se invece non lo sa, deve dire non lo so, non ne abbiamo parlato.
Ci sentite, allora. D'Ascoli? Sì. Ora sì, Presidente. Ecco, se può rispondere, signor Mutolo. Guardi, io quando ho parlato ossia, con queste persone, l'unica voce che però non posso dire con affermazione sia questo di Giacomo e qualche altro ragazzo, si faceva riferimento a un certo Franco Di Carlo, che era un mafioso di Altofonti che da diverso tempo era a Londra. Insomma, però era una cosa che si parlava, cioè io non lo so perché non è, però qualche persona accennava che c'era lo zampino di questo mafioso, di questo Franco Di Carlo, insomma, perché si era stabilito là, era un grosso trafficante di eroina, di cocaina, insomma, aveva anche interesse lui, perché io l'avevo visto insieme al principe di San Vincenzo, a questo Franco Di Carlo, nell'80, che stavamo raccogliendo dei soldi per comprare quella nave, che c'erano i 250 kg di eroina, però non posso essere preciso nel dire, si parlava che era opera della mafia, perché qualcuno accennava, sicuramente i soldi non li ha voluti, cioè non sono ricche rientrate, però non erano cose, cioè, che posso dare io un'affermazione, una certezza. Non ne... E questo gliel'ha riferito chi? Qual è la persona? Queste, no, questi erano ragionamenti che facevo io con un certo di Giacomo, con Petro Lo Iacono, con Pippo Calò, col Pippo Calò, che si parlava soltanto se i soldi erano rientrati e se il ricco buono poteva avere anche dei soldi che mi potevano interessare a me. Però il Pippo Calò era sempre evasivo, insomma, anche se siamo stati tanto tempo assieme, abbiamo parlato di tante cose, però non mi ricordo mai che ha fatto lui una precisione ben precisa della morte di Calò. Certo, diceva che tante cose si dovevano aggiustare, il riferimento qual era, non lo so, insomma, questo suo... Questo che mi voleva dire io non lo so, però non mi diceva niente di specifico, niente di preciso e niente di concreto. Scusi, ma Calò le ha detto o no che del denaro, che il denaro che era stato dato a Calvi, sì, che il non denaro, era stato sì, recuperato? Che no, ma lui era consapevole, lui non è che smentiva che i soldi erano stati al banco... di Calvi, che Sindona era sceso a Palermo, non è, soltanto io non ho capito mai se questi soldi erano rientrati o meno, cioè ho capito. Senta, allora, venendo all'ultima vicenda di cui avevo già accennato prima, lei l'ha introdotta prima, in ordine alla borsa di Calvi, allora lei ne ha parlato con Giulio Lena, e se gliene ha parlato quando e dove? Guardi, io ero a Cacciari di Spoleto, perché a me tutte le volte che mi prendevano ormai il ministero che mi portava, diciamo, a Spoleto, perché è un carcere speciale, ormai, e io credo che era verso il 90, 89, 90, insomma, siamo in quel periodo, insomma, questo subito mi avvicina, perché io non ne... a uno siciliano o napoletano magari parlavo di alcune cose, ma persone che non erano del sud, insomma, dell'Italia, non mi interessava. Invece lui mi cerca, era insieme a un altro signore, che a un altro detenuto che aveva a Roma una bottega di pellicce, e siccome aveva letto nel giornale, avevo sentito attraverso la stampa che a me mi avevano sequestrato un milione di dollari falsi, e a lui ci interessava chi era l'incisore. Dice, abbiamo letto, dice, perché erano persone pratiche loro, perché lui era imputato, tra l'altro,
che insieme a Flavio Carbone ci avevano trovato una stamperia che facevano soldi della Nigeria, ma tanti soldi, non so a che cosa servivano queste cose. E io ci ho detto sì, quando si usciva, se la cosa ci interessava, potevamo avere un certo rapporto, che questo era un mezzo terrorista, questo che aveva fatto questi dollari e che era un ragazzo di Paulla, insomma, sta in Toscana. E quindi, insomma... Sì, ecco, che cosa le ha detto Lena con riferimento alla borsa di Calvi e al ruolo di Carboni? Che mi diceva che lui era... cioè, avevano consigliato, diciamo, questa borsa e che c'erano delle persone, diciamo, interessati, anche i cattolici, che c'erano assegni che, e lettere, che c'era un rapporto epistolare e niente. A chi l'hanno consegnata la borsa? La borsa l'avevano consegnato, diciamo, quello interessato era questo di Hotel Levi, però era interessato, diciamo, a uno del Vaticano, perché dice che là ci devono essere dei titoli, infatti c'erano assegni da 600 milioni firmati non pagati, perché nei documenti, ecco, c'era qualche documento taroccato e quindi non c'era il tesoro che cercavano i preti, insomma, che pensava che era nella borsa. E quindi, insomma, altre cose che non hanno nessuna importanza, insomma. Senta, qual era la somma che avrebbero dovuto ricevere Lena e Carboni a fronte della consegna della borsa, dei documenti contenuti nella borsa? Mi sembra erano o 6 o 10 miliardi, non mi ricordo con precisione quanto... E diciamo, in ordine agli assegni di cui ha detto che sono stati rilasciati e non pagati, ricorda l'ammontare di questi assegni? Gli assegni erano da 600 milioni, perché allora c'erano ancora le lire, e questo Lena mi raccontava che ci diceva a questo prete, vabbè, a me non mi interessa niente, anche se tu non paghi, tanto chi fa il garante sicuramente pagherà. Questi assegni non sono stati pagati perché, lo vuole spiegare? No, ecco, sulla base di quello non che sono stati Lena. Pagati perché, diciamo, quello che aveva fatto gli assegni e pensava di trovare del contenuto, insomma, che ci interessava al Vaticano, perché c'erano anche soldi, non lo so, dello York, del Vaticano, però che dopo non ne... per come mi diceva questo Lena, non erano soldi che... Senta, c'era un garante di questo accordo che era intervenuto tra Carboni, Lena e il prelato? Sì, lui mi parlava di un certo Giulio, però cioè io non è che posso dire... Diceva che c'era questo Giulio, insomma, che comunque che le diceva a quelle persone... Dice, vabbè, male che va, che non pagate, io mi rivolgo, diciamo, a questa persona, diciamo, di nome Giulio, insomma. Sì, ma chi è questo Giulio? È un onorevole, ora, lui che mi parlava che era l'onorevole Andreotti, insomma, che si era messo, diciamo, da tramite, diciamo, per farci avere questa borsa a questo... Io lo chiamo Peter, ma era sicuramente qualche cardinale, qualche cosa. Senta, lei sa se Lena fosse legato ad ambienti massonici? Sì, lui mi parlava che apparteneva a una setta massonica di Firenze, insomma, importante, però non ne... Io non ne so parlare, non è che sono tanto pratico di queste cose. Ecco, io volevo chiederle una puntualizzazione al riguardo. Lei ha menzionato la partecipazione in questa vicenda di Hotel Levi. Ora, io sulla base della dichiarazione che avevo agli atti del 4 marzo del 93,
non è una trascrizione, è un verbale riassuntivo e non c'è trascrizione, non viene menzionato il nome di Diotal Levi. Quindi vorrei che spiegasse come mai è ricordato il nome di Diotal Levi e quale ruolo Diotal Levi avrebbe svolto in questo accordo con Garante di cui ha parlato. Guardi, io non accordo con Garante di cui ha parlato in maniera totalmente identica a quella di cui ha riferito il 4 marzo del 93. Perché questo Giulio Lena mi spiegava che loro stavano facendo questi soldi della Nigeria, non lo so, per fare un colpo di Stato, per fare svalutare i soldi della Nigeria, qualche cosa del genere. C'era anche, dopo si giustificarono che servivano per comprare divise per i militari che dovevano fare un colpo di Stato. Ma io non ricordo, guardi, quello è un periodo nel 93 che io faccio tante dichiarazioni, cioè sì. Queste erano delle dichiarazioni che non è che a me mi interessavano tante, perché io ero impegnato sulla mafia, insomma, di Palermo, quindi queste dichiarazioni che mi venivano fatte, magari che venivo in giudice, perché io avevo accennato qualche parola magari al magistrato, che avevano trascritto, leggevano, io, cioè, non è che potevo essere preciso perché parlavo di un argomento, io stavo raccontando quasi 40 anni della mia vita. Sì, ma risponda alla domanda, le ha chiesto come mai ha parlato oggi di Diotal Levi e allora non aveva detto niente. Quindi cosa c'entrava su Diotal Levi? Dica, non mi ricordo, senza fare tutto questo giro di parole, sennò non la finiamo più. Cioè, Diotal Levi adesso perché l'ha nominato? Sa che c'entrava qualcosa con questo accordo? Questo le ha chiesto. Sì, esatto. Ma guardi, io anche allora io penso che l'ho nominato, insomma, a Diotal Levi. E ha detto che invece non è verbalizzato nulla. Sì, nella verbalizzazione non risulta, non so in verità se... Se ci siano altri verbali, però in quello che ho io del 4 marzo non c'è il nominativo. Allora semplicemente questo, diciamo, se lei ci aiuta a comprendere, ecco, il ruolo di Diotal Levi, perché voglio dire, può anche non essere stato riferito un nome, però è soltanto in quel verbale che manca, perché può darsi che io in quel verbale che ho fatto non potevo essere distratto, magari non l'ho ritenuto importante, però io ricordo di averne parlato in tutti i verbali. Comunque ne ha parlato oggi, ci dica per chi ne ha parlato e che ruolo aveva questo di Dallevi, questo vuol essere il ruolo con riferimento specifico a questa vicenda qui, sempre sulla perché base. Oggi è la prima volta che io ne parlo di Diotal Levi. Per quello che mi risulta, devo dire di sì. Ecco. E allora io, diciamo, vorrei sapere questo. In questa vicenda, sulla base del racconto di Giulio Lena, Diotal Levi, che cosa avrebbe fatto? Ecco, qual era il ruolo di Diotal Levi in questa vicenda relativa alla consegna della borsa? Guardi, io ricordo che la borsa la porta Diotal Levi a questo Lena, con Flavio Carbone, cioè perché quelli che avevano, diciamo, i collegamenti con questa borsa era Carbone con Diotal Levi, cioè il Lena nasce perché, diciamo, è socio di Flavio Carbone. Però va bene, questo l'ha detto Lena. Sì, questo l'ha detto Lena, logico. Va bene, senta, allora vorrei che concludere l'esame chiedendole questo. Lei sa quali rapporti finanziari esistessero tra Flavio Carbone e Pippo Calò? Avevano l'interesse che stavano facendo in Sardegna dei grossi complessi edilizi, stavano comprando terreni, stavano fabbricando. L'81-82 ne ho parlato a Palermo, cioè mentre ero a Palermo erano i soldi che, diciamo, lo Spadaro ci aveva detto che volevamo investire
con i discorsi della Sardegna. E dopo non mi ricordo come è saltato fuori questo nome del Favocarbone. Cioè il Favocarbone era, diciamo, quello che si interessava, era la persona di fiducia di Pippo Calò che c'era in Sardegna. Dobbiamo sospendere, non possiamo andare. Un attimo. Sì, ma sono le 12 meno un quarto, è dalle 9 e un quarto. Sì, sì, no, è solo per controllare. Non è umanamente possibile che i giudici popolari e gli altri presenti qui. Ecco, allora dico, lei a pagina 4, per evitare, insomma, per ragioni di come dire, concentrazione, vorrei dirle che a pagina 4 del verbale del 16 settembre 2005 lei ha detto che ha parlato di questa vicenda degli investimenti in Sardegna con Tommaso Spadaro. Sì. E Tommaso Spadaro che cosa le ha detto esattamente? Se volevamo investire dei soldi perché in Sardegna c'erano delle grosse speculazioni in cui era interessato il Pippo Calò. E queste costruzioni dove erano? In che parte della Sardegna? Non lo so. Lei ha detto, a pagina 4, là a Porto Cervo e in altre località. Ah, sì. E tramite... Ecco, sì, no, poi non... Questo lo conferma? Guardi, della Sardegna io so Porto Cervo ed altre località, però io non è che sono pratico della Sardegna, insomma... Io sapevo, ecco, che erano delle zone in cui, diciamo, erano zone, diciamo, di balneare che sono facendo, diciamo, volevano fare allora dei compensi turistici, va bene, in cui, insomma, c'era interessato proprio Carbone. Senta, e in che periodo gliel'ha detto Tommaso Spadaro? Non ho capito. L'anno in cui gliel'ha detto. E dove... l'anno siamo noi nell'80. Nell'80, sì. Dove vi trovavate? A Palermo. E il denaro che Calò con l'aiuto di Carboni investiva in quei complessi turistici, da dove proveniva? Guardi, tutti i denari che venivano dei mafiosi erano soldi dei sequestri e del traffico di droga, delle estorsioni. Certo, non è che un mafioso allora lavorava, sì, c'era qualcuno, ma era come la mosca bianca. Va bene, allora possiamo... Sospendiamo 10 minuti e poi riprendiamo col controesame. Allora, chi vuole l'avvocato dell'anno per Dio D'Allevi, prego. Sì. Signor Mutolo, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere una cosa, il signor Lena è morto? Che lei sappia. Chi? Il signor Lena. È che lo... non l'ho visto più a Lena, non è che ho detto che dopo io quel periodo l'ho visto. Le ho chiesto soltanto se lei sa se è morto o no, sì o no. No, non lo so, non l'ho visto più. Senta, signor, lei sa come è morto il signor Calvi? Se è stato ucciso o meno? Ma io so che l'hanno trovato impiccato, dopo se si è ucciso oppure o l'hanno ucciso io non posso essere sicuro di questo. Non lo so. Senta, un'altra cosa, io le faccio una domanda ancora più specifica. È a conoscenza di qualche informazione in merito alla vicenda della morte di Roberto Calvi? È opposizione a questa domanda. Sì, così generico. È l'oggetto del processo. Eh sì, ma in termini così generici. Stiamo calmi.
è una domanda ammissibile. Lei già ha detto qualcosa, ci sì, si vuole io infatti preciso. Quello che ho detto lo so che è stato ucciso, cioè è stato ucciso o si è ucciso, ma quello che si diceva è che è stato ucciso principalmente perché ci sono stati i siciliani che volevano i soldi, e di quello che si è palesato così, però non posso essere sicuro al 100% che questo compito l'ha avuto Franco Di Carlo con altri mafiosi che sono a conoscenza di Franco Di Carlo. Senta, no, forse lei il 13 gennaio del 95, credo in epoca più prossima alla morte del signor Calvi, ha risposto in questa maniera. Premetto che giorno, scusi? 13 gennaio 95, ore 9.55, negli uffici del centro operativo della direzione investigativa antimafia. Lei risponde, premetto che sulla morte di Roberto Calvi non sono in possesso di notizie dirette o indirette. Lo conferma quello che ha detto 11 anni fa, che lei non è in possesso di notizie dirette o indirette sulla morte di Roberto Calvi. È vero o non è vero? Guardi, io non mi ricordo di avere detto questo verbale, dato che ce ne sono altre anteriori. Ma se lei dice questo, io non lo so, ma poc'anzi ho detto che quello era un periodo in cui io ero molto impegnato nelle cose siciliane e non mi andava di perdere tempo con queste cose più... No, le spiego, qui siamo a Roma e lei viene sentito esclusivamente sulla morte di Roberto Calvi, quindi non perdeva tempo. Viene sentito dalla DIA su delega di due magistrati romani sulla vicenda Calvi e lei è esplicito, premetto, quindi non perdeva tempo. Lei viene sentito soltanto su questo. È la prima domanda che le fanno e lei premette che sulla morte di Roberto Calvi non è in possesso di notizie dirette o indirette. Lo conferma sì o no? Guardi, io confermo quello che ho detto ora, perché io le prime dichiarazioni che mi ricordo che ho fatto su Roberto Calvi è stato col giudice Lupacchini, se non ricordo male, se le a questi verbali. E mi ricordo che io ho parlato sia di Calvi, sia di Lena, sia anche di altri personaggi, quindi non lo so. Però se lei trova questo verbale... Non lo voglio contraddire, però io confermo ciò che ho detto oggi e quello che ho detto in tutti i verbali. Quindi, riassumendo, lei sa che si è ucciso o è stato ucciso per problemi economici, è esatto? Sì. Grazie. E che l'unico personaggio di cui ha sentito parlare in riferimento alla morte del signor Calvi è il signor... come si chiama? No, Di Carlo. Il signor Francesco Di Carlo, l'unico personaggio menzionato in relazione alla morte di Carlo. Sì, parlando con altri mafiosi, mi dicevano che sicuramente poteva essere incaricato, perché allora era questo personaggio mafioso che era il rappresentante del parco di Belmonte, un piccolo paesino di Palermo, che si era trasferito a Londra e in quel periodo era là. Vorrei integrare, signor Presidente, la contestazione che è stata fatta dall'avvocato con la parte seguente. Allora, dopo quello che ha letto in questo verbale acquisito dalla polizia giudiziaria, non dal pubblico ministero, si dice... Delega dal pubblico ministero di Roma che procedeva... Comunque, al grado dell'anno, facciamo fare la contestazione senza interrompere. Sì, certo. Allora, voglio precisare però che, stesso sta di seguito a quello che ha detto l'avvocato, che più in generale sulle vicissitudini giudiziarie e non del Calvi, mi è già capitato in passato di rendere testimonianza probabilmente al giudice Lupacchini e di certo ad altri magistrati anche di Palermo, di cui però non ricordo i nomi. Tali verbalizzazioni risalgono comunque al 1992 e 1993. E poi di questo verbale, così facciamo prima. Io chiedo, col consenso del pubblico ministero, l'acquisizione di questo verbale, poiché qui si controverte sulla morte di Roberto Calvi, non sulle vicissitudini giudiziarie o non. A me interessava sapere quello che sapesse il collaboratore, il dichiarante. Vabbè, andiamo avanti, se ci sono altre domande, poi adesso vedremo se c'è l'accordo del pubblico ministero e degli altri difensori e acquisiremo questo verbale. Allora, con riferimento alla famosa questione della borsa di Calvi, lei ricorda se Lena ebbe a collocare temporalmente il periodo in cui maturò l'accordo con il senatore Andreotti in ordine alla questione economica? No, lui
mi specificava questo, Lena, che la polizia giudiziaria, dopo che l'avevano arrestato, le hanno scoperto che lui aveva una villa qua vicino a Roma, non so dove, il punto preciso. In questa perquisizione trovano alcune lettere e alcuni assegni. Assegni non pagati e questa corrispondenza che questo Lena si lamentava con questo prete, chiamiamolo prete, insomma, con questo, dicendo ma perché non mi paghi? E questo ci rispondeva, dice no, perché nella borsa non c'era il contenuto che io credevo. Lui ci ribadiva, vabbè, a me non mi interessa niente se tu paghi o non paghi, tanto c'è il signor Giulio che paga, perché si è garantito lui. Signor Giulio, ora io non so il periodo, però il periodo è questo, quando Lena viene arrestato. Siamo nell'89, va bene, ma lui parla che la polizia fanno delle perquisizioni, quindi può essere 3 mesi prima, 5 mesi prima, certamente è quel periodo, io credo che sia quel periodo, dopo non mi ricordo che mi ha fatto una precisazione. No, io ho fatto un'altra domanda e chiedo scusa, non è stato poco chiaro. Le ho chiesto se il signor Lena le collocò, dal punto di vista temporale, non il sequestro, il sequestro dei documenti, la vicenda della borsa, cioè quand'è che c'era stato il mancato pagamento rispetto all'accordo intervenuto? Guardi, io non è che possa essere preciso, io non lo so. Se lo sa o non lo sa? Non lo so, io soltanto che hanno portato questa borsa ed è nato, e lui me lo disse perché era un pochettino preoccupato, ecco, dice ora se fanno indagine è questo Lena, però quindi non ho saputo più niente. Quindi non sa quanto tempo dopo la morte di Calvi sarebbe accaduta questa cosa? Un mese, no, un anno. Non so che giro ha fatto questa borsa, perché è una borsa che più di una persona, insomma, l'avrà toccata, sicuramente l'avrà visionata, si avranno preso quello che ci interessava, eccetera, eccetera. Senta, lei è in grado di indicare una persona viva e che possa confermare alcune delle circostanze che lei oggi ha riferito? Guardi, avvocato, io sì o no? Non vorrei rispondere no, ma ce ne sono decine vive. Me ne dica una intanto. Il primo è Pippo Calò, che è qua vicino. Oltre gli imputati, scusi. Prego? Oltre gli imputati. Oltre agli imputati? Sì. Ma guardi, io non so se queste persone se sono vive o morte, ma io ce li posso elencare, certamente. Se le allora, facciamo prima, glielo elenco io. Se le fa una ricerca delle persone che sono morte in Sicilia, da quando io parlo, che vede che ce ne sono diversi migliaia. La ringrazio. Altri difensori vogliono riporre domande? Sì, io soltanto una domanda. Senta, signor Mutolo, soltanto vorrei sapere se Lena le disse di essere un amico del senatore Andreotti. No, no, questo non me l'ha detto. Non me l'ha detto e nemmeno io ce l'ho chiesto, perché non mi interessava. Allora, le contesto che nel verbale del 4 marzo 1993, a pagina, senza pagina. Avvocato, mi sono distratto. Sì, 4 marzo 93, la pagina dovrebbe essere la 353, credo, perché non è indicato. Lei così si esprime. Egli aveva fra l'altro scritto che garante dell'accordo era Giulio, cioè Giulio Andreotti, per l'appunto amico comune suo, di Carboni Flavio e dell'altro prelato del Vaticano. Questo le sollecita in qualche modo la memoria? Gli lega tutto il periodo però. C'è un punto comunque. No, in tale corrispondenza comincia, no? Il periodo. In tale corrispondenza di cui Lena aveva trattenuto copia delle lettere da lui inviate nonché gli originali delle missive di risposta dell'alto prelato, e poi quello che ho letto, egli aveva fra l'altro quello che ho letto. Sì, ma può rileggere la frase che ho letto prima? Allora, la rileggo tutta. In tale corrispondenza
aperta parentesi, di cui Elena aveva trattenuto copia delle lettere da lui inviate, nonché gli originali delle missive di risposta dell'altro querelato, chiusa parentesi, egli aveva fra l'altro scritto che garante dell'accordo era Giulio, punto e virgola, cioè Giulio Andreotti, per l'appunto amico comune suo, di Elena, di Carboni Flavio e dell'alto prelato del Vaticano. Ecco, cioè che cosa intende? Cioè, non quindi lo so. Elena le disse. Ma lei pensa, scusi, ma lei lo sa quanto verbale ho fatto io? No, ma non io lo so. Mi posso ricordare tutte le parole, ma io non lo so. Non le, io, cioè, è la circostanza quella importante, che Elena aveva questa corrispondenza. Se lei va a guardare in qualche processo, troverà sicuramente questi documenti. E dopo, se io in un verbale, per esempio, attraverso il giudice come mi dice, ma cioè io non lo so, io non si altri, non trovo, no, non è che io mi agito, io trovo cioè queste cose, non lo so, senza senso, perché il discorso c'è, il verbale c'è, il processo c'è. Ora, se io le dico un amico comune, lei che intende dire amico comune? Che vanno a mangiare assieme, certo, uno che si conosce con un altro e fa garante di una cosa così delicata, può darsi che sono amici, sicuramente si conoscono, cioè io non è che intendo dire amico, non lo so per come lei intende dire, amico nel senso che questo ha trovato la strada, essendo un massone, magari può darsi che conosceva qualche altra persona, non lo so, però questo è quello che è scritto ed è la verità, non è che io ho interesse di dirci le lettere c'erano o non c'erano. Dopo, se Elena mi ha detto qualche cosa non vero, io non lo so. Avvocato, gli avvocati di Calò hanno dovuto fare domande? Voi non ne avete le parole? Sì. Se Elena le disse anche di appartenere a qualche associazione segreta. Sì, si parlava così, insomma. Lui sapeva che io ero mafioso e che la mafia in quel periodo aveva delle difficoltà e lui per darsi importanza, perché voleva da me una cosa molto delicata, perché io quello che mi informai di più era ma che cosa ne dovevate fare con tutti questi soldi di questi paesi arabi, insomma, che non valgono niente, almeno per me non è che valevano. Dice no, dice era, e lui mi spiegò che era per fare un colpo di Stato. Ecco, noi ora stiamo parlando di questa cosa, può darsi nel verbale nemmeno ce l'accendo perché non c'è motivo. Ecco, appunto, del colpo di Stato, ci dica cosa le disse e chi doveva farlo. Sì, i militari. Ora chi lo doveva fare? Stavano finanziando intanto per mandare in crisi quel paese, cioè di svalutare la moneta. E dopo dovevano fare il colpo di... Io non è che sono un politico e so come si fanno i colpi di Stato. Se lei che mi dice come si fa la spesa, può darsi che lo so, o come si fa qualche altra cosa non che ho fatto. Non faccia commenti, cerchi di abbreviare le sue risposte, se no si prolunga troppo questo suo esame. Io non lo so. Risponda concisamente alle domande che le rivolge l'avvocato. L'avvocato mi dice come dovevano fare il colpo di Stato. Io quello che sapevo erano che dovevano immettere questi soldi in quello Stato, mandarlo in crisi perché c'erano tanti soldi e fare un colpo di Stato. Come lo dovevano fare? Io non lo so, sono presidente. Non è... Prego, avvocato Giammis. Senta, ci vuole per favore riepilogare i periodi in cui lei è stato carcerato? Siccome ha detto che è stato carcerato molte volte, entrate e uscite, ci dovrebbe riepilogare i periodi di carcerazione. Da quale periodo lo vuol sapere? Dall'inizio fino a quando ha collaborato? Ma io dall'inizio ci sono stato intorno a 60, dopo ci sono rientrato... Dal 60 fino a quando? Fino a verso il 62, dopo mi ricordo il 67 ero di nuovo a Palermo e sono uscito dopo 6 mesi, 7 mesi di procedura per scadenza, dopo sono entrato nel 76, sono uscito credo dopo 15 mesi, che ero imputato per omicidio, hanno fatto il processo, 3 sono stati condannati e 3 assolti, dopo
dopo, mi credo nell'81, sono uscito a scadenza, no, sono uscito nell'80 con la condizionale e mi hanno arrestato nel giugno dell'82. Dall'82 sono uscito nell'86, 87, insomma, e dopo mi hanno arrestato per armi in Toscana, sono uscito dopo 6 mesi. Quando? Guarda, sono uscito da Prato, il mese non mi ricordo se era febbraio o marzo, insomma, dopo sei mesi per scadenza termine, perché appunto mi avevano trovato, diciamo, l'armi e dopo per conseguenza questi soldi che io sto parlando, questo milione di dollari che erano sotterrati. Dopo mi arrestano nell'89 o nel 90 e dopo, insomma, collaboro e da allora sono ancora in galera. Senta una cosa, lei si ricorda quando è che Calò è diventato capomandamento? Vuole sapere il giorno? No, è intorno all'84, 84, 74. Se ci dice per favore le famiglie aggregate. La famiglia, lui era capo della famiglia di Portanova e aveva la famiglia di Borgovecchio, quella di Portanova e quella di Palermo Centro, perché il mandamento va diviso tra Portanova, tra Palermo Centro e Borgovecchio. In quel periodo c'era Pippo Calò e hanno fatto a Pippo Calò. Senta una cosa, lei è stato imputato in alcuni processi per delle persone scomparse in Sicilia? Ma non solo io, ma anche il suo cliente è stato, insomma, tutti i mafiosi sono quasi tutti imputati per persone scomparse. Io ho chiesto se lei è stato mai imputato per esempio per la scomparsa di Inzerillo Santo. Sì, credo di sì. In questo processo lei ha accusato qualcuno di quella scomparsa? Ma guardi, io ho accusato persone che mi avevano riferito e chi aveva fatto questo omicidio. Siccome io ho dovuto partire e non ho partecipato, dopo 15 giorni ho ritornato e mi raccontano cose che dopo io ho raccontato ai magistrati. Allora, per la morte e per la scomparsa di Inzerillo Santo, lei chi ha accusato? Guardi, io ho accusato, credo che ai fratelli Spina, Ganci e altre persone di là, insomma, della noce. Anselmo. Lei si è accusato di questa scomparsa anche, insieme a costoro? Guardi, io forse non l'ho saputo raccontare bene, ma io ho detto al magistrato quello che effettivamente io sapevo, che queste persone erano state scomparse e che dopo queste cose lo confermano sia Ganci sia Davì, insomma, ed altre persone. Senta una cosa, per quanto riguarda invece la scomparsa di Calogero Di Maggio, lei si è anche accusato di questa e anche accusato qualcun altro? Salvatore Di Maggio? Calogero Di Maggio. Ma forse lei sta facendo confusione, perché Calogero Di Maggio viene scomparso insieme a Inzerillo. Quindi è la stessa cosa di Inzerillo allora? Sì, è lo stesso verbale, lo stesso processo che dopo è stato fatto, diciamo, nel massiprocesso. Ci sono stati per queste rivelazioni dei mandati di cattura, degli arresti, sulla base di quello che lei ha raccontato?
Ma guardi, sono stati, diciamo, arrestati queste persone che dopo hanno collaborato, sia Ganci che Anselmo, e credo qualche altro che dopo, sai, ci sono i soliti giochi, purtroppo, degli avvocati che non è, o dei detenuti, insomma, le solite minacce, però quello essenziale era Anselmo e Ganci, che hanno partecipato, insomma, e dopo hanno parlato, io li ho chiamati per primo, se non li avessi chiamati io queste persone non avrebbero mai collaborato, quindi io lo so quello che le vuol dire, però era una cosa che io mi sentivo di fare, perché in quel periodo, cioè, combattere la mafia era un problema, insomma, molto grosso, quindi io sapevo che queste persone erano state uccise. Anzi, dovevo partecipare pure io, infatti la sera io sono partito perché dovevo rientrare, dopo quando io rientro da Teramo, a me mi dicono che erano stati scomparsi. Senta una cosa, lei poi ha partecipato a questo processo, sa se c'è stato un processo per queste accuse? Sa se ne era imputato logico. Anche lei? Ma sicuramente ci sono state perchiste. Sicuramente no. O lo sa? No, io lo so, pure che tutti i collaboratori che siamo stati un po' stracciati, diciamo, di tutti questi omicidi, e ci hanno dato chi una condanna, chi un'altra, però non è... Perfetto, quindi la domanda era proprio questa, ci furono delle condanne quindi? Logico che ci siano state delle condanne. Perfetto. Senta una cosa, lei in quel periodo era anche confinato? Andava sì. A Teramo perché era confinato a Teramo? Non ero confinato, ero a semilibertà. Semilibertà. Senta una cosa, invece lei per la scomparsa... Per la scomparsa... avevo il microfono spento, chiedo scusa. Per la scomparsa di Ricco Bono, si è accusato anche lei, ha accusato qualcuno? Ma io non mi potevo accusare perché io ero in galera. Cioè non è che mi potevo accusare io. Io ho detto che quel giorno a Palermo, il 30 novembre del 1982, sono stati eliminati una trentina di persone e quindi, ma non è che sono, cioè io ho detto siamo andati a comprare 20 kg di patate, sono stati scomparsi 30 persone, 25 persone, chi in una maniera, chi in un'altra, e quindi dopo... La risultanza è stata quella, che queste persone effettivamente sono state eliminate, chi squagliate nell'acido, chi buttati in altri posti, però sono state, non è che ho detto il tizio è morto e invece è vivo, no, i tizi sono morti. No, la domanda non era sul morto vivo, la domanda era se lei ha accusato qualcuno e chi ha accusato. Logico, io... Ho accusato nome quelli, nome di chi io ho accusato, detto guardi. Che io ero in galera, ho accusato quelli che io sapevo sì, che l'avevano il nome. Fatto. I nomi, mi dica i nomi. Ma i nomi delle persone da, che lei ha accusato per questa scomparsa. Senti, da Calò che mi sta guardando, a Salvatore Rina, a tutti gli altri. Cioè non è che, ripeto, non è che è stato ucciso una persona, sono stati uccisi 30 persone, il 30 novembre io mi riferisco 1000 a Ricco sparati, Bono. E squagliati nell'acido, squagliati con la carbonella, eccetera, eccetera. Allora, io non ho capito la risposta, lei è accusato per la scomparsa di Ricco Bono, ho accusato, altri, sì o no? Ma io ho accusato tutta la commissione. Perfetto. Quindi io ho accusato tutta la commissione, perché non si fa un omicidio di quel genere se non lo sa perfetto. La commissione, punto e basta. Senta una cosa, per la scomparsa dei fratelli Picone, chi ha accusato? La scomparsa? Dei fratelli Picone, sì. Guardi, la scomparsa dei fratelli Picone, ce l'ho detto, Gambino, Troia, Michalizzi ed altre persone... Si ricorda, di aver partecipato poi a, si ricorda di aver partecipato poi a qualche processo in cui ha dovuto ribadire queste accuse che le aveva fatto? Guardi, ma io le ho ribadite per quelli che erano, insomma io, certo, non è che io se ero in galera io potevo essere partecipe nella scomparsa
di Ricco Bono. Io ho detto, se io ero libero sicuramente avrei fatto la fine di Ricco Bono, perché io, essendo un amico di Ricco Bono, se a me dopo mi hanno avvisato male o mi hanno raccontato male, ma l'importante è che queste persone, cioè l'importante, queste persone sono morti, cioè non è che sono vive, ha detto sì, ma questo era nascosto, allora tu hai detto che è morto uno e non era vero, anzi me ne ho dimenticato qualcuno. Ecco, ce li dica allora, chi altro ha accusato e per che cosa? Ma scusi, ma che cosa le devo dire? Noi dobbiamo parlare qua di quello che ho accusato io, agli omicidi che ho partecipato io. Mi dica lei che cosa vuol sapere. La domanda è troppo generica. Io volevo sapere. È troppo generica, così. Aspetti. Sono presidente, Aspetti un attimo. Sì. Io, avvocato Giommi, la domanda non può essere ammessa perché è troppo generica e poi siamo completamente fuori tema. Cerchiamo di fare domande specifiche e che riguardano il nostro processo. Presidente, io accolgo l'invito perché non posso fare altrimenti, poi dalle dichiarazioni che faremo dopo lei comprenderà per quale motivo ho già fatto queste domande. Senta una cosa, conosce Calò che lavoro faceva a Roma? A Palermo lui diceva che era imprenditore, a Roma il motivo di questo processo è quello di Pippo Calò, lui insomma era qua principalmente perché prendeva i soldi dei siciliani e le investiva, insomma, aveva delle fonti, aveva delle imprese e delizi, però cioè, non è, ora lei non è che mi può dire Calò faceva il costruttore, Calò faceva anche il costruttore, Calò faceva anche il contrabbandiero di cocaina o di eroina, Calò faceva anche il contrabbando di sigarette, per come un capo mandamento, lui era un capo mandamento, più aveva la mansione, quella che essendo a Roma, avendo degli agganci magari più altelocato degli altri, insomma lui investiva dei soldi dei siciliani. Sì, se lei ha mai visto valigette di denaro, conti correnti, assegni... Di questi investimenti di cui parla. L'avrei detto, se io le avrei visto valigette di denari, io ho detto che ho visto cocaina, eroina, omicidi, persone morte, eccetera. Altri conti correnti non lo so. Senta una cosa, a proposito di somme di denaro, lei prima ha detto che stavate per aprire una banca a Palermo, è così, ho capito male? Uno sportello, sì. Sì, mi vuole dire che banca, dove, con chi, in che periodo? Ma il periodo l'abbiamo ripetuto 7 volte, 8 volte, ma comunque ce lo ripeto, a Palermo da Salvatore Michalizzi, e il banco ovviamente a Palermo vanno di moda il Banco di Sicilia. Senta una cosa, lei ha detto anche di aver costruito dei palazzi, questi beni lei li ha consegnati al momento della collaborazione? No, io li ho dichiarati, logicamente mi hanno smentito perché giustamente non è che c'erano i mafiosi, avevamo delle cose scritte, io questi palazzi li ho lasciati mentre c'era il mio capomandamento vivo, mentre c'erano tutti i miei componenti della mia famiglia vivi, invece dopo sono stati eliminati quasi tutti, quindi i costruttori giustamente dicevano non è vero niente, non ne è, però il primo palazzo che io indico, che è stato fatto nel 1975 in via Ammiraglio Cagni, un palazzo di 36 piani, l'ho fatto io, un cugino mio, un certo Siracusa e un certo Michalizzi Salvatore, che è scomparso il 30 novembre. Altri due palazzi che erano in costruzione, va bene, li aveva incominciato questo Siracusa, diciamo Giuseppe e Gaetano, che era un cugino mio che aveva già contattato il terreno con un certo barone, però anche questo purtroppo è scomparso pure, quindi dopo sono subentrati i fratelli Caravella, perché ecco, erano i soci di quelle persone che lei poc'anzi ha nominato, dei fratelli Pedoni,
che sono stati eliminati, però questi per forza volevano fare la società con altri mafiosi perché volevano le spalle coperte, volevano per forza a Ricco Bono, e Ricco Bono ci ha detto no, io siccome faccio il costruttore con Messia, se tu probabilmente lo vuoi fare prendete a mio genero, a Gaspare, e quindi abbiamo fatto questa società senza niente scritto. Quindi la risposta alla domanda è no? Quindi lei non ha consegnato nessuno di questi beni al momento in cui si è pentito? La risposta è no o sì? Non ho capito. Ma che dovevo consegnare? Io ce l'ho detto all'autorità giudiziaria, dopo è stata l'autorità giudiziaria che ha sequestrato, ha fatto dei beni, ha fatto insomma le indagini, ha fatto tutto quello che doveva fare. Lei le ha dichiarati tutti al momento del suo pentimento, è così? Non ho capito. La sua collaborazione, chiedo scusa. Lei li ha dichiarati tutti al momento della sua collaborazione? Questa è la domanda. Quelli che oggi ci ha elencato, li ha dichiarati anche al momento della sua collaborazione? Ma guardi, io non è che avevo 10 bocche e potevo fare 10 verbale. Io per 6 mesi sono stato interrogato dalla mattina alla sera, per 6 mesi, dalla mattina alle 8 fino alla sera, alle 7, alle 8, alle 10 di sera, va bene? Principalmente con i giudici di Palermo e dopo quasi con tutti i giudici d'Italia, specialmente con quelli di Napoli e della Calabria, però giustamente il tempo, ora se lei dice ma ci sono dichiarazioni fatte dopo 5 mesi, sì, però se lei guarda... No, la domanda era questa, se lei appunto nel corso di questi 6 mesi in cui ha fatto tutti questi interrogatori ha mai avuto modo di fornire l'elenco di questi beni che lei ci ha detto oggi? Ma guardi, a me innanzitutto quando io ho incominciato a collaborare mi interessava eliminare alle persone che andavano a uccidere agli altre persone, e questo era il mio, perché lei forse non si ricorda perché è giovane, ma io ci ricordo che in quel periodo saltavano magistrati in aria, poliziotti in aria, scomparivano persone a tipo che erano animali, quindi a me mi interessava colpire innanzitutto il braccio armato. Ora se dopo 15 anni che io collaboro noi dobbiamo polemizzare se io ho fatto una dichiarazione e ho detto quello era amico di quello pure, ma io guardi in quel periodo io Presidente, avevo la preoccupazione domanda era per la mia famiglia, so riesco... la... Mi scusi, ma volevo sapere l'avvocato sui suoi beni se ha detto quali Logico, erano i beni. Io ho dichiarato tutti. Io ho detto allora bastava che dicesse sì, ho dichiarato senza fare tutto questo. Io forse non capisco bene quando parla l'avvocato. Io logico, io l'ho dichiarato, l'ho detto. È stata l'autorità giudiziaria che ha fatto indagini, che ha fatto. Questo voleva sapere l'avvocato. A me mi hanno sequestrato terreni. Io avevo, cioè io ci posso elencare ancora ora quello che avevo, però senza niente scritto, con qualche compromesso di qualche persona morta, ma io avevo, a Partanna Mondello, avevo 15.000 metri, se lei ci è andato mai a Palermo, nella discesa di Valdese, Pippo Calò lo sa, 3.000 metri nella montagna a Spinasanta dove hanno sequestrato tutti i villini, altro terreno a Pallavicino, la casa attualmente ora abbandonata perché nemmeno pensa lei che l'hanno potuto vendere un attico, quello che era intestato dice a mia suocera, e là insomma che si sta perdendo, quindi là Palermo io ho dichiarato tutto, ma la gente non è che quando io ho collaborato a me mi interessava dire senti io ho un appartamento, ho un magazzino, no, a me mi interessava innanzitutto mettere in evidenza va bene, le persone che erano dannose per le persone insomma. L'ha già detto questo. Allora, ecco, se tutti questi beni che ci ha elencato adesso e prima sono stati sequestrati, ancora non mi ha risposto, Presidente, io non so come fare. Vabbè, ma questo ha risposto, Avvocato, ha detto che in parte sono stati sequestrati, in parte no, perché non era dimostrabile che fossero sì, suoi. Ma no, questo, se la lei... polizia, quindi sicuramente i giudici allora, hanno fatto delle indagini, hanno a voglia se hanno quindi sequestrato. Ma anche il cugino di Pippo Calò, scusi Avvocato, anche il cugino di Pippo Calò mi ha venduto a Villa Sperlinga un magazzino dove che si vendevano tutti i pezzi per fare i frabbecate con un certo Bonanno, però dopo quando a me mi hanno arrestato ed è morto Ricco Bono ci lavorava anche mio fratello e hanno fatto andare via. Quindi, anche a mio fratello, cioè questi sono Presidente, i giochetti della mafia, non è... Presidente, chiedo scusa, posso sintetizzare? La risposta sarebbe che li ha dichiarati tutti, ma alcuni non sono stati sequestrati perché non erano di sua proprietà ufficialmente, è così? È chiaro, è pure abbastanza...
è rilevante poi per i riscontri, ecco, è importante. Senta una cosa, lei ha detto adesso parlando che voleva cercare di eliminare i gruppi di fuoco e prima ha detto perché anche lei era oggetto di attenzione, cioè se non ho capito male, che doveva essere ucciso, volevano ucciderla. Ci vuole dire chi e perché? Io, guardi, se io mi preoccupavo della mia vita, io non avrei fatto quello che ho fatto e non mi avrei messo contro a queste persone. Io poc'anzi, quando che mi ha interrogato il pubblico che ministero, io principalmente ho collaborato, ma non perché io volevo un interesse, perché io precedentemente ero stato in galera per stragi, per omicidi, per associazione, ma io stavo sempre, sa come, allegramente, perché sapevo nel giro di un anno, di due anni si usciva. Io ho collaborato perché, cioè, quelli che hanno fatto questi signori e quelli che continuano a fare questi signori. La domanda, signori, Presidente, era un'altra, è solo se qualcuno lo cercava per ammazzarlo. Logico, avevano ucciso a Riccobono, avevano ucciso quasi a tutti quelli della quindi mia famiglia. Quindi anche lei, la risposta è sì, la risposta è sì. Ma è sì, forse, no sì, perché io ero amico di Rina, amico di Bagarella, amico del signor Calò, che ogni tanto vedo che sorride. Quindi può darsi, e questi mi assicuravano che io uscendo avrei fatto il signore, ma io non ci credevo perché ormai mi ero fatto una convinzione io di quello che erano fatti questi signori. Quindi. Qual è la risposta, Presidente? Io non ho capito. Lo cercavano sì o no, o lo desume solo? Vabbè, lo avvocato, ma mi cercavano perché? Ma se lei non comprende, poi si rileggerà i verbali e capirà meglio. Ma adesso, signor Presidente, io non è che avevo fatto qualche cosa in cui io posso dire che a me mi avrebbero ammazzato. No, non è. Però io presumo, dato il comportamento dei mafiosi, che io uscendo potevo essere una persona scomoda. Cambiamo domanda, avvocato. Grazie, Presidente. Si è mai conosciuto il maggiore Fabbri? Fabbri, logico che l'ho conosciuto. Ci dice chi è? Ma guardi, l'ho conosciuto intorno al 79-80, è stato un, diciamo, una persona gentilissima che mi ha fatto conoscere qua a Roma a delle persone e lui si stava interessando per Riccobono, era uno dei servizi segreti e può darsi che ci interessavano, che allora c'era il periodo che c'era quell'americano sequestrato, Roger, mi hanno contattato a me tramite il direttore di un carcere e ci ho detto: guarda, io conosco mafiosi, se volete i voti per fare diventare a qualcuno onorevole, deputato, a disposizione, ma terroristi proprio non ne conosco. Dopo, logicamente, ci fu che mi imputavano a me, ero implicato nell'omicidio di Della Chiesa, nella strage di questo fellito che ho detto poc'anzi con i carabinieri, questo dottor Fabbri ha ritenuto opportuno dire che io le avevo detto che ero in possesso di un H4 di 47, un mitro che aveva fatto queste stragi, ma non è vero niente, l'ho ribadito e quindi questo era Fabbri, il dottor Fabbri, che io conosco come persona squisita. Forse nel suo lavoro non è tanto squisito, perché dopo è stato messo sotto inchiesta per qualche altra cosa. Non è, se era questo che voleva sapere, se c'è qualche altra cosa che io non so, insomma, sì, lo può dire lei. Se solo col maggiore Fabbri ha parlato di servizi segreti o con altre persone? Guardi, io parlavo sempre con questo dottor Fabbri, ma dottor Fabbri, cioè, che noi andavamo al ristorante, loro che mi venivano a prendere, e ripeto, a loro ci interessava questo coronello Roger. Pensa lei che questo è venuto a testimoniare a Palermo, se io le avevo detto qualche cosa, se questo non lo diceva. Logicamente questo è una contrabbattuta che fa sempre il signor Calò, perché il signor Calò deve dire che io dico il falso, quindi è che lui non mi avrebbe potuto dire niente, perché in quel periodo già io ero in contatto con i servizi segreti, invece no, anche lui in quel periodo poteva essere in contatto con qualche maresciallo, perché io e i marescialli di Pallavicino e di Partannamondello per qualsiasi cosa ci andavo.
qualsiasi mafiosi erano in contatto amichevolmente con i coronelli dei carabinieri, con i poliziotti, con me, non c'era niente di strano. La cosa strana è diventata quando io ho collaborato, dicevo, ma come? Questo, dice, era amico dei servizi segreti. Se io avrei detto allora qualche cosa ai servizi segreti, che non sapevo niente, può darsi se sapevo qualche cosa sul terrorismo, l'avrei detto. Però a quelli non ci interessavano i mafiosi allora, ci interessavano i terroristi. Senta una cosa, lei invece ha avuto rapporti con altri collaboratori di giustizia? Guardi, io e i collaboratori di giustizia, che li conosco a tutti perché erano quasi tutti mafiosi. Cioè, lei che intende dire, prima di collaborare o dopo? Ovviamente dopo, se ha avuto contatti, se ne conosce qualcuno in particolare, se con qualcuno ci ha avuto contatti più frequenti. No, io guardi, qualche collaboratore l'ho conosciuto, cioè l'ho rivisto, anche se lo conoscevo, perché tempi che furono, quando diciamo si andava al servizio centrale di protezione, io ho camminato sempre con qualche persona di scorta, quindi perché non... Ma vedevo che c'era qualche altra persona, magari che ci andava solo, perché non erano persone che potevano avere delle preoccupazioni, ma non tanto io, ma semplicemente i magistrati. Quindi là, sempre accanto ai poliziotti, io non avevo niente da nascondere, di salutarli, di non salutarli. Dopo sono stati, con la gente, ci sono i finti collaboratori, diciamo, che hanno detto che a me mi hanno visto valigie di denaro, che io ero uno che facevo complotti. Ma queste cose, guardi, se sarebbero stati veramente, insomma, io penso che avrei pagato le conseguenze. Ma queste erano persone, e lei, uno è figlio di un poliziotto, un altro non lo so nemmeno che lo voglio dire, che dice che l'avevano arrestato perché andò a rubare 200 grammi di mortadella al supermercato. Lei pensa se io davo confidenza a queste persone? Io magari le vedevo, per come ho detto in qualche dichiarazione, mi facevano pena, le davo qualche 100.000 lire, qualche 50.000 lire, perché ho routine a tendere. Barbarossa, com'era, se era alto, basso, Barbarossa, con la barba, io poc'anzi ci ho detto che Barbarossa io penso di conoscerlo e di averlo visto più di una volta a Napoli, anche se non sono sicuro, e ho detto la dubitativa, ma io ora parlando facendo mente locale lo conosco senz'altro, perché lo vedevo spesso io nel magazzino di un certo Liguore, che sarebbe il suocero di Michele Zazza, e che mi ricordo bene era un tipo, diciamo, leggermente più basso del tipo normale. Cioè, mentre Liguore era una persona alta in confronto a questo Barbarossa era leggermente più bassino, un tipo, cioè, regolare, magro, non magro oppure grosso, regolare. Ora dice, ma regolare che poteva avere 65 kg, cioè non è... Però erano tutte persone che io conoscevo e che frequentavo, diciamo, in questo magazzino del suocero di Michele Zazza, che a Napoli avevano un magazzino che dove facevano un affare, insomma, commerciale, compravano oro, compravano, insomma, tutte cose. Quindi questo di qua. Sì, aveva la barba, gli occhiali, era moro, scuro, era biondo, che ne so. Va bene, che era biondo no. Era, ho detto, un tipo normale. Ora, se noi ci dobbiamo inventare la barba, ci inventiamo la barba. Gli occhiali... No, io non voglio che lei si inventi nulla. Se io ci dico una persona normale, cioè noi abbiamo, io ci porto il paragone come Liguore, cioè che è una persona che è il socio di Michele Zazza, leggermente più bassino di me, un uomo normale, leggermente magrolino, cioè, non, cioè perché ho da lei... deve cercare se aveva la barba, se o che ce l'hai, se era grosso, se aveva, non lo so, io me lo ricordo così. Se era pelato. Alto. Se era pelato, dico.
Non le ho chiesto l'identikit, era una donna che io mi posso ricordare qualche particolare. Non lo so, lei mi sta parlando di persone di 33 anni fa. Ma, cioè io mi posso ricordare se una donna magari era bionda o che se io magari ci facevo qualche favore, che ci portavo i cannoli, che ci portavo qualche cassata. Ma un uomo, io ti ho detto, è una persona normale. Quindi se era calvo, io ci dico, era una persona pelato, se era ricciolino, ci dico, mi ricordo, guardate che mi sbaglio, non è che per forza è... Sì, ma non si deve meravigliare, perché se quando uno deve fare una descrizione, la prima cosa che dice, a parte la statura, sì, che lei ha detto che era normale, ma se è era biondo... Era una persona se... che poteva avere, non quando io me lo ricordo, l'età mia, qualche annetto più di me, insomma, era, diciamo, leggermente più bassino di me. Un tipo molto scherzoso, ripeto, mi posso anche sbagliare perché noi stiamo parlando di personaggi di 33 anni fa. Cioè, sì, vabbè, ma allora lei dice: non me lo ricordo, non lo no, so. No, ma io invece ma non si deve meravigliare me che lei chieda perché una... mi scusi, non mi interrompo. Non si deve meravigliare se lui chiede se era biondo o bruno, perché la prima cosa che uno fa nel descrivere una persona è il colore dei capelli, è uno degli elementi che più caratterizza, no? No? Il colore oppure il fatto che sia calvo. Sì. O abbia, però tanti io, capelli. Essendo siciliano, cioè, e parlando di un napoletano, se è biondo viene distinto a dire era uno biondo, era uno pelato, anche se ora la pelatura va di moda, quindi però allora se uno pelato era perché era senza capelli, quindi io mi ricordo che aveva i capelli. Certo, non era un capellone, però aveva i capelli, cioè, non posso dire era un pelato. Va bene, avvocato, c'è altre domande? Ha concluso? L'ultima, presidente, non ho capito bene prima, del sequestro Bulgari lui se ha testimoniato, se ha preso notizie da chi, mi è sfuggita la cosa. Ecco, e dal Bulgari io non sapevo niente, come io, come tutti i palermitani, salvo che Pippo Calò con il suo gruppo, di chiamiamole così verdane, che avevano fatto questo sequestro. Era stato ferito un ragazzo, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, che questo ragazzo è morto quando hanno spiccato i primi mandati di cattura di Palermo, insomma, i primi associazioni che hanno fatto, quindi tra l'82, giugno dell'82, luglio dell'82, questo ragazzo, mentre stava avvisando a Michele Greco, che si era saputo la notizia, che erano spiccati 161 mandato di cattura, aveva un occhio offeso e sbatte con la moto dietro un motore, un camion, nella strada che va da Palermo a Fontanino, verso, si chiama, Bagheria. È stato ferito questo ragazzo, che se non sbaglio si chiamava Zaccherone, ecco, Zaccherone, uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò. Esatto. Quindi questo ragazzo ferito, il signor Pippo Calò, se no, giustamente, almeno perché io ho detto che un uomo buono, magari se era Totorrina, si chiamava, si fagliatolo morire, non andate a chiamare il dottore. Invece Pippo Calò, essendo un uomo buono, perché in fondo è buono, insomma, come anima, si interessa che voleva un dottore. Se ne interessa Gambino Giacomo Giuseppe. Vanno a chiamare, ecco, il dottore si chiamava, poc'anzi io ho sbagliato, si chiamava Cinà, il dottor Cinà. Quindi questo dottor Cinà di San Lorenzo, che dopo lo fanno diventare uomo d'onore, perché là di solito i mafiosi diventano quando assistono a un omicidio o fanno un omicidio oppure assistono a una cosa grave per responsabilizzarlo, a dire stai attento se parli muore. Allora sale a Roma questo Cinà, cura a questo ragazzo, ma non era un uomo d'onore questo, dopo lo fanno diventare un uomo d'onore, e Pippo Calò ha la bella idea di mandarci a Sarro Riccobono 5 milioni. Io non so quanto ci ha mandato a Stefano Bontadi o a Gaetano Badalamenti o a altre persone. Io sto dicendo quello com'è che a noi abbiamo scoperto e i commenti che ci sono stati. Logicamente, avendo questo regalo che lui l'ha dato sotto forma di regalo,
Dopo i cavalli, ma scusi, 5 milioni, anche per me il regalo, ci dice Stefano Pontale. Senta. Allora, si è saputo che erano i soldi che venivano dal Bulgari. Io so questo e l'ho detto. Ora, non lo so. Sa se poi c'è stato un processo, lei ne è venuto a conoscenza da qualcuno per ma questo, guardi, per questo cosa, sequestro? Ma guardi, cosa ne posso dire dei processi? Non lo sa, perfetto. Ma non lo so, io non è che posso Senta, seguire invece, tutti i processi. Sa se questo ragazzo, questo che all'epoca era un ragazzo è ancora vivo, questo Zaccheroni che ha detto lei? Guardi, io che mi dispiace che non so bene l'italiano, ho detto che questo ragazzo, mentre correva con la moto per andare a avvisare a Michele Greco... È la terza volta che lo dice, avvocato. Andare a avvisare a Michele Greco, ha sbattuto perché avevano spiccato i 160... Fu il primo processo che si apre dopo l'era dei veleni, perché era un patto che era stato rotto a Palermo tra organizzazioni. È morto con un incidente? Non ho capito, Presidente, mi scusi. È morto detto, con un incidente. L'ha quindi. Detto prima quando parlava, rispondeva al pubblico ministero. L'ha detto un attimo fa che andava in moto e ha urtato contro un camion. Adesso l'ha ripetuto per la terza volta. Ma se non sta attento, lei, avvocato. No, Presidente, che qui non sempre noi sentiamo bene. A volte non disturbiamo, ma il contatto lo perdiamo. Comunque, era l'ultima domanda. Presidente, escono fuori altri. Abbiamo finito. Quando c'è disponibilità, Calalò vorrebbe fare una dichiarazione spontanea. Non so se l'avvocato Oliviero o il collega Moruso hanno delle Adesso domande. Chiediamo se vogliono prima fare... o dopo le loro domande. Chiediamo se vogliono fare domande gli avvocati, cioè l'avvocato Oliviero. Sì, Presidente. Qualcuna, sarò breve, non è che faccio perdere tempo, però... Mi consente di fare qualche domanda sull'attendibilità di questo test. Mutolo, noi ci siamo conosciuti al processo Andreotti, dove è stato controesaminato e esaminato a lungo. Le volevo dire, era notorio, o meglio, correva voce, nell'ambiente mafioso che lei era, come dire, una specie di confidente di polizia, proprio per i suoi rapporti con il colonnello Fabio. Chi lo dice questo erano tutti colleghi mie, perché, scusi, una cosa così che delicata, anche ammettendo per assurdo che è vero, lo potevo sapere io e chi era immischiato come a me. Mutolo. Con me non attacca, lei non faccia i rigori. No, verbali. Ma lei non attacca, avvocato. Io poc'anzi ho detto, specificato. Mi faccia parlare. Io non sto dicendo se era la realtà o non era la realtà. Sto dicendo, correva voce nell'ambiente mafioso che lei fosse un confidente di polizia, punto. Sì o no? No. Lei dice di no? E lei dice di sì, allora ci devo spiegare io. Cioè, allora il mio no è no, il suo sì è sì. Se lei ha messo un punto, l'argomento è chiuso. Io però, poc'anzi ho specificato come ho conosciuto a Fabbi, sì, va bene, e l'ho specificato. Non me lo ripeta, per favore, non me lo ripeta. Se no stiamo qua fino a mezzanotte. Però nell'ambiente mafioso si sapeva che lei veniva qualche macchina dei servizi, la prelevava e andava a parlare con Fabbi. O no? Ora, lei dice lei. È vero? Non è vero, guardi. Lo ha detto lei prima. Ma cosa ha detto io? Che mi venivano a prelevare a me nei servizi? Se ho sentito male, avvocato. Ma non è perché la cosa mi scandalizza, perché lei non vorrei che sente male altre cose, perché fa delle affermazioni che io non ho fatto. Io ho detto che mi ho visto col dottor Fabbi, una persona che ci interessava. Quel colonnello americano, se non sbaglio, Roger, sì? Va bene, siccome sapevano che da Palermo erano passati diversi terroristi che andavano a Trapani, che c'erano. Le ho detto che non mi interessa il merito. E lei ancora disse che mi dice lo prendevano, non mi prendevano. Ci andava al ristorante con Fabri, sì? Sì, o no? Io i cannoli che ci ho portato a questo dottor Fabri. Non mi interessa più niente. Va bene. Senta, lei quanti omicidi ha commesso? Prego? Quanti omicidi ha commesso? Guardi, non lo so e non mi interessa più, insomma, saperlo.
a Perugia lo disse, 20 omicidi, se lo ricorda? Se me lo dice lei, io non ho nessun dubbio di dubitare quello che dice lei, avvocato. No, basta se lei ricorda che a Perugia disse che aveva commesso 20 omicidi. È logico. Oh. Ma potevano essere 22 o 19. Ma 19 no, 22, 23, qualcuno sa nel a tempo. A Perugia disse anche che lo Stato, lei lo chiama sempre lo Stato, le riconobbe, le diede mezzo miliardo per la sua collaborazione. No, questo è falso. No, che non è vero, avvocato, questo è falso. Lei sta dicendo un falso. Cioè, lei sta dicendo un falso perché lo Stato a me, mezzo miliardo, non me l'ha dato mai. E quanto le ha dato? Eh? Quanto le ha dato? Ma lei, se c'ha le carte scritte, me lo dica lei. Signor Presidente, questi sono fatti amministrativi. Questa curiosità... Sono fatti che interessano... Si può fare una richiesta... Abbia impostata come dichiarazione sua al processo Andreotti, questo sì. Cioè, avrebbe detto di aver preso un mezzo miliardo. Sì, Presidente, lo Stato a me non mi ha dato fino ad oggi nemmeno una lira. Io ho lo stipendio. Signor Mutolo, un momento, io intendo fare un'opposizione, questa volta devo fare. Se vengono evocate delle dichiarazioni, prima ci deve essere una domanda. Ove intervenga questa domanda, poi se del caso si fa la contestazione. Ma che l'avvocato può insegnare come si fanno le domande? Io lo so, avvocato, che lei è molto preparato, molto più del pubblico ministero, non permetterei mai di fare dei rilievi sulla professionalità. Io mi limito semplicemente a far rilevare questa circostanza. Se poi c'è la contestazione, si esibisce il verbale, il pubblico ministero lo deve vedere prima. E dopodiché si farà la lettura. Io credo si debba fare così, quindi per questa ragione mi oppongo a che vengano rivolte domande in questi termini. Sì, ma non è sotto forma di contestazione, la domanda riguarda un fatto, cioè se è vero che ha preso, può essere impostata così diversamente, se è vero che ha ricevuto questa somma come compenso per la sua collaborazione. Lei ha detto che non è, che signor non è vero. Signor Presidente, lo Stato dà delle liquidazioni a delle persone che fuoriescono del programma di protezione. Io le ripeto ciò che sta dicendo l'avvocato, e no, che non è vero, perché se l'avvocato è così intelligente di scrivere, sta dicendo una cosa o in buona fede o è falsa. Per me è falsa perché, cioè, io sono sicuro che a me lo Stato non mi ha dato niente. Io sono riconoscente verso lo Stato che mi dà la possibilità di non morire di fame. Comunque lei neanche l'ha mai detto questo, cioè non è vero quello che dice l'avvocato, cioè che lei l'avrebbe dichiarato. Ma no, se l'avvocato mi vuole dire, ma è impossibile dire che a me lo Stato mi ha detto mezzo miliardo, ma non esiste, forse mi scambia per qualche altra persona. No, guardi, le ricordo che era stato controesaminato al professor Coppi, che era molto documentato e c'era anche il documento, quindi non faccia queste... Sì, ma avvocato, comunque se c'ha il verbale, allora a questo punto può fare la contestazione. Di produrre il verbale del processo di Perugia, non c'è dubbio. Ma c'è una forza, voglio dire, c'è una forza di suggestione scorrettamente. Non è scorrettamente. Perché finiamo questa polemica, non c'è bisogno. Non è possibile dire che una persona, un giudice, è portato a ritenere che quello che lei dice è vero. Io non ho motivi per dire il contrario, però lo deve fare nelle forme che è previsto dal codice, come lo fa il pubblico ministero? Chiudiamo la... Ho detto, mi riservo di produrre il verbale. Ecco, intanto per il momento, quindi, la questione, la circostanza non è certamente acclarata. Come anche, vale come per i giudici anche popolari. È vero, le chiedo se è vero, che lei parlo di un fatto accaduto, di un fatto da lei narrato, nel processo di Perugia, che lo Stato le ha lasciato, lei prima ha detto la sacrosanta legge sui sequestri, la sacrosanta legge La Torre, che però non è stata rispettata nei suoi confronti perché le fu lasciato un appartamento che a suo dire valeva 2 miliardi a Palermo e che, parole sue, i bambini ci andavano a pisciare dentro soltanto perché era di Mutolo. In quell'appartamento dove abitavo io, avvocato, lei fa confusione, forse non si ricorda, cioè no, non ricordo bene. L'argomento della domanda precedente che mi ha fatto
l'avvocato, non è che mi ha detto quello che io ho. Io poc'anzi ho detto che ho un appartamento in via Ammiraglio Cagni che lo Stato ancora nemmeno mi ha venduto, e logicamente, anzi, mi arriva attraverso il servizio centrale di pagare il condominio. Guardi che assurdità, io non ci sto più. Appena ci va uno per comprare l'appartamento, quello debuto, lo state attento perché qua scoppiate tutti in aria, e dovevo pagare il condominio. Hanno fatto un buco, perché era un bell'appartamento grande, insomma molto grande, c'era la terrazza, perché l'ho fatto io con mio cugino, i bambini che hanno fatto? I bambini. Insomma c'è anche la canzone, tutti i bambini fanno, entrano di sopra la terrazza, entrano, sono presente, l'hanno rotto tutto. Cioè, magari è stata un'ispezione, però è a sesto piano, non è che è pian terreno. Cioè, fanno le cose per dispetto. Vabbè. Questo era dove abitavo io. Io avevo un appartamento. Sì, vabbè, ma questa è una circostanza. Non ci interessa. Cambiamo argomento, avvocato. Cambiamo argomento subito. Fino adesso mi pare che le sue domande non è che abbiano dato elementi. Sono alla conclusione. Sono alla conclusione. Vorrei sapere con precisione, però, la domanda già le ha fatto l'avvocato Giorgi. I suoi periodi di detenzione, in particolare, non voglio sapere quanto tempo è stato in galera, tutte queste belle cose, no, in particolare, lei venne arrestato, ricordo bene, il 26 luglio del 76, giusto? Sì. Oh. Quando uscì dal carcere, dal 76? Ce l'ho detto, a me che mi imputavano un omicidio, insieme ad altre tre persone, in cui ho detto poc'anzi tre persone sono stati condannati, senta, Michalizzi. Non lo interrompa, avvocato, lo faccia finire. La domanda è precisa, presidente, se no comincia a fare i rigori. È entrato nel luglio del 76. E sono uscito dopo sei mesi, otto mesi, un anno, e assolto. Lei ha dichiarato a Perugia, si ricorda se ha dichiarato a Perugia che è uscito invece nel febbraio dell'81 soltanto in permesso, e poi a maggio 81... Avvocato, lei si ricorda male, avvocato. Cioè c'è un piccolo periodo che io sono uscito, siccome mi imputavano insieme a Riccobone ed altri un omicidio di un agente. Tre persone sono stati condannati a 30 anni, tre persone siamo usciti. A me mi hanno portato alla Sinara, perché allora c'era una legge che dopo era incostituzionale, che uno pericoloso lo dovevano portare là, e mi hanno portato alla Senara. Io tranquillo, io, ora mi faccio un po' di pellegrinatura, ho fatto venire a mia moglie i bambini, dopo otto giorni mi hanno riarrestato per un'altra associazione con me. E quindi non lo so quando, ma era un periodo che entravo e uscivo perché, cioè, c'era questa specie di avversità, perché eravamo, cioè un mandamento che si stava creando in quel periodo, perché Riccobono aveva fatto il nuovo capomandamento, quindi era un mandamento caldo, perché si sono dovuti uccidere tutti i vecchi mafiosi, si sono fatte, e quindi l'unico che era più esposto ero io, e quindi sono uscito dopo pochissimi mesi, dopo mi hanno riarrestato di nuovo. Però come ci faccio io a dire con precisione? Io non lo so, perché anche in Toscana sono stato quasi 18 mesi in Toscana e mi hanno arrestato tre volte. Uscivo dopo tre mesi, dopo sei mesi, una volta per le armi, una volta per i dollari. Non mi interessa, perché è andato in galera più volte e compagnia bella. Io sto dicendo, se lei conferma quanto ha dichiarato a Perugia e ha detto di no, che è uscito, è entrato nel 76 in carcere, è uscito nell'81 in permesso. Sì, signore, bravo, Aspetti! Oh, a maggio 81 poi ha avuto la semilibertà, ma a Teramo, quindi non a Palermo, per cui tra il periodo della sua semilibertà e la morte di Riccobono e Michalizzi, lei sostanzialmente non ha mai avuto occasione di vedere né l'uno e nell'altro. Tutto qua. Semplice. Avvocato, questa è una domanda o una risposta? Questa è una domanda e una risposta sulla base di un verbale che mi riserva e chiedo di produrre. Sì, ma il fatto che lui stesse in semilibertà, lui ha detto più di una volta nel
corso di questo esame che andava ugualmente a Palermo. Magari chieda come mai ci andava, pur stando a semi libertà, ma non dia delle affermazioni che siamo d'accordo, che sono contrarie a quelle che lui ha. I giudici popolari però devono essere informati che la semi libertà si fa dormendo in carcere, uscendo la mattina. Perciò dico, lei la domanda la deve impostare diversamente, deve chiedere come faceva in semi libertà andare a Palermo. Non potendo allontanarsi dal comune dove è il carcere, quindi questa è la semi libertà, da che mondo è mondo. A lui ha detto una cosa diversa, adesso ce la spiegherà magari. Può spiegare? Allora, io ho uscito precisamente e non mi posso dimenticare perché facevo gli anni, mentre ero... Ma risponda adesso su questo fatto che le ho chiesto. Cioè, come faceva ad andare a Palermo se doveva la notte rientrare poi in casa? Allora, c'è un processo, diciamo, a parte che io spesso andavo a Palermo per motivi di... per come ho detto poc'anzi, che lavoravo, in una fabbrica di mobili da un certo Caruso Cellini e quindi questa fabbrica lavorava i mobili, tutto quello che le rimaneva. Sì, ma non no, è tanto per spiegarlo. Io dopo andavo a Palermo, a volte ci andavo anche di nascosto. Dice come? Se esci alle 7 e rientri alle 10. Ma questo non è che l'ho detto io, lo dice un certo Gasperini Franco, perché viene preso a Orly in un aeroporto del francese con 5 kg di droga e qua questo collabora. Collaborando dice questa droga era di Gaspare. Dice Gaspare spesso veniva a Palermo. Dice come? Se la domanda, se era semi libertà, io avevo un Ferrari e un GTV, andavo da Teramo, uscivo a mattina e avevo il posto prenotato. L'aereo. Dove lo prendeva l'aereo? Dove lo prendeva l'aereo? A Fiumicino. Quindi, questa è la risposta che deve dare. Quindi andava in aereo. Scendevo a Punta Raisa all'11 a mezzogiorno e 10 e mezza, non mi ricordo più. Alle 4 riprendevo l'aereo per salire. Lasciavo sempre una macchina a Fiumicino con la macchina normale. E io già ero nonne alle 10 perché l'entrata era alle 10. Ma entravo molto prima, insomma. Sì, Presidente, soltanto mi riservo, anzi chiedo l'acquisizione dell'esame e controesame di mutolo al processo di Peruccia. Sì. Se ne procuri una copia ce la produca, se ritiene solo opportuno fare. Faccio fotocopiare. Va bene. Non ci sono altre domande? Le dichiarazioni, spontanee di Calò. Domanda del pubblico ministero. Sì, un attimo. Dico, c'è l'accordo per l'acquisizione di questo verbale che ha indicato l'avvocato dell'anno al pubblico ministero? Noi non abbiamo visto assolutamente questo verbale. Quindi... Un attimo. Allora, l'avvocato dell'anno, faccia vedere il verbale al pubblico ministero. No, c'è. Ma è una richiesta che è estesa a tutti i verbali di Mutolo o a solo questo verbale? No, perché qui... Ma deve soltanto dire sì o no, se c'è l'accordo oppure no. Non c'è l'accordo. Il Ministero riserva il parere, però va bene. Bisogna sapere, credo... Ha chiesto l'acquisizione di questo verbale, solo, non di altri. Allora io voglio sapere, è solo questo verbale o tutti i verbali di Mutolo? Voglio spiegare... perché qui, voglio dire, abbiamo assistito per quanto attiene a Mannoia alla richiesta di acquisizione di un solo verbale e c'è stato il rigetto per l'acquisizione degli altri verbali. Qui si chiede di acquisire i verbali che fanno comodo. No. Allora, sì, ma non è che possiamo imporre all'avvocato adesso di chiedere l'acquisizione. Io motivo, lui chiede quel verbale, il pubblico ministero dice di no, non dà l'accordo, non c'è bisogno neanche di motivare, non è necessaria la motivazione. La questione è chiusa, non c'è bisogno né di spiegare perché chiede l'acquisizione. Il pubblico ministero riserva. Va bene, quindi adesso continuiamo l'esame. Gli avvocati hanno finito, mi scusi, adesso le chiedo due brevissime domande, io le rivolgo. Quindi lei ha detto, riguardo all'omicidio che a noi interessa, al fatto, cioè alla morte di Calvi, ha detto di aver saputo, così ci ha indicato pure le persone che avrebbero riferito queste circostanze, si è espresso in termini non di certezza comunque, che l'omicidio sarebbe stato commesso per quelle motivazioni che ci ha detto, cioè del mancato rientro di capitali che erano stati affidati al Calvi, e ha parlato anche di
un coinvolgimento, almeno da quello che si diceva, di questo Di Carlo. Qualcuno le ha mai detto invece che in questo omicidio sarebbero stati coinvolti anche qualcuno degli imputati di questo processo, che sono lei sa chi sono gli imputati, in primo luogo Calò, poi Carboni, Diodallevi, Vittor e Kleinsic, questi sono gli imputati del nostro processo. No, diciamo, si parlava che l'ordine che giustamente l'aveva dato, perché il responsabile che si sentiva responsabile era il Pippo Calò, però l'ordine non è questa assunzione che sarà preso Pippo Calò, non era un ordine che veniva dalla commissione di giù, perché ripeto, poc'anzi io stavo spiegando, cioè il compito della commissione era, perché la commissione cioè decide alcuni atteggiamenti, cioè quello che decide la commissione sono quei reati in cui ci può essere una rivalsa dello Stato, allora deve essere tutta la commissione per dire va bene, nessuno può dire ah, per colpa del tizio noi stiamo pagando queste conseguenze. Quindi io quello che posso dire e ho sempre affermato è questo, che la decisione della morte di Calvi è venuta da Palermo, ma non da una sola persona, da Rino, da Riccobone, dalla commissione, perché era la commissione quello che decideva. Fai questo è. Logicamente, siccome il responsabile era Pippo Calò, che senso è responsabile? Perché Pippo Calò era quello che era in contatto, perché dopo che tante persone mettevano in dubbio pure se questi soldi se erano rientrati, se non erano rientrati, e comunque la decisione era noi vogliamo i soldi, quindi viene Sindona per discutere questo. Dopo quando è morto, e io così sento parlare, si parlava addirittura che c'era coinvolto un certo Franco Di Carlo, che era capo famiglia e molto amico di Salvatore Rina, coinvolto diciamo in questo fatto. Però a me non è che mi interessava e quindi approfondivo, io queste cose che le sentivo perché si parlava, a volte io parlavo con Pippo Calò per dire ma i soldi effettivamente rientrarono o non sono rientrati, ma semplicemente perché a me mi interessava così, evasivamente, se c'aveva Riccobono dei soldi e quindi potevano risalire a me, perché ovviamente tutti i soldi che aveva Riccobono, buona parte erano anche miei, erano anche di Michalizzi Salvatore, cioè di quelle persone più strette diciamo al capomandamento. Nessuno le ha detto con quali modalità sarebbe stato ucciso Calvi, come sarebbe avvenuto questo omicidio, no, come guarda, sarebbe stato eseguito, non sa nulla. Il pubblico ministero doveva completare. Prego. Domanda, signor Presidente. Vuole riferire che cosa ha avuto riferito da Gerlando Alberti intorno agli anni 78-79, mentre si trovava nell'infermeria del carcere del Luciardone, con riferimento all'attività di riciclaggio svolta da Calò e Carboni? Sì, che Pippo Calò ormai si era inserito qua a Roma molto bene, che secondo Gerlando Alberto non c'era città meglio di Roma, c'erano qualche mafioso, c'era un certo Angelino, qualche... E quindi, e che l'attività già lui sapeva, perché lui era, essendo un uomo della famiglia di Pippo Calò, era più addentrato, diciamo, a me non è che mi interessava, che già il Pippo Calò era inserito bene diciamo in questi speculazioni e delitti, insomma, come si chiamano, di costruire questi villaggi, perché qualcuno a Palermo si è fatto pure, insomma, nella zona di Palermo, nella zona di Taormina, nella zona di Messina, in cui quelli che erano implicati erano mafiosi della zona oppure della Sicilia. Quello che mi diceva questo, che aveva diciamo preso contatti con personaggi come Flavio Carbone, che era un personaggio molto importante, non lo so a che livello, non importante nel senso mafioso, né tanto che aveva molte amicizie diciamo per fare diciamo speculazione. Però sempre erano discorsi che io non approfondivo perché non mi interessava niente.
Senta, e le disse anche, fece anche riferimento al Banco Ambrosiano e, al, e a Cal, in relazione alle persone di Calò e Carboni? Gerlando Alberti, sempre. Guardi, non mi ricordo in questo momento. Lei, a pagina 14 della trascrizione del, del 16 settembre 2005, alla domanda, quindi allora il Gerlando Alberti le aveva detto che Calò e Carboni riciclavano questo denaro nel Banco Ambrosiano? La sua risposta è stata sì, sì, nel Banco Ambrosiano sì. Lo conferma questo? Sì, perché già, già c'erano, cioè le strade, diciamo c'erano, non c'era che dopo c'era tutto questo ammanco di soldi, ma già in quel periodo è già, già diciamo... Questi contatti il Calò ce l'aveva. Un'altra domanda. I difensori hanno concluso, non ci hanno domande da fare. Il signor Calò voleva se ci fare... abbiamo solo qualche domanda su quello che ha chiesto lei, se ce lo permette, Presidente. Sì, ma abbiamo già chiesto e richiesto. Insomma, dico, dobbiamo ricominciare da capo. Solo sugli omicidi della Commissione, perché lei ha chiesto se lui ha risposto... Sì, ma non gli omicidi della Commissione, questo omicidio. Adesso altri omicidi lasciamoli perdere, no? O no? Sarebbe rilevante comunque. Ma rilevante per lei, ma non è che possiamo farlo durare all'infinito questo esame. Abbia pazienza, avvocato. Faccia fare le dichiarazioni spontanee al signor Calò e chiudiamo. Vabbè. Buongiorno signor Presidente. Prego, dica. Signor Presidente, sì, a me. Quello che meraviglio io è che ancora al signor Mutolo lo portano a testimoniare nei processi. E sa perché, signor Presidente? Perché è stato dichiarato falso, bugiardo, calunniatore, perché ha accusato persone innocenti, ma ha fatto fare mandato di cattura, ma non a uno o due persone, a decine di persone. Quando è anche e a lui, non potendo farne a meno, ha detto pure che l'ha fatto, sì, ha ammesso di aver accusato queste persone che non c'entravano niente per quegli omicidi. Perché lui fa queste dichiarazioni? Perché poi ci sono stati altri collaboratori che hanno smentito il signor Mutolo. Se non c'erano questi altri collaboratori, quelle persone che lui ha nominato e ha accusato, per ora sarebbero condannate all'ergastolo. Allora, cominciamo con la scomparsa di Ricco Bono. Bene, lui ha parlato di questa scomparsa di Ricco Bono, che è scomparso lui e altre persone, e a uccidere questo Ricco Bono sono stato Tizio Caio, compreso io, a Favarella, dove era la proprietà di Michele Greco. Bene, questa era un'accusa che c'era nel maxi processo, perciò l'accusa di Mutolo andava così, con queste accuse. Poi, per una scomparsa di due persone, si è autoaccusato, dicendo che lui era presente, a ognuno gli ha dato il compito. Questo ha fatto questo, io ho fatto questo, io ho fatto questo, io ho preso per il braccio. Bene, poi risultò che lui quella sera... quel giorno era in carcere e nello stesso tempo smentito da altri collaboratori. Ha accusato un certo Davì per omicidi, quello si è diventato collaboratore e l'ha smentito. Ha accusato la scomparsa dei fratelli Picone alla famiglia Madonia. Bene, questo è stato smentito anche da altri collaboratori. Il signor Mutolo che va dicendo che ha avuto raccontato che si confidavano con lui, da signor Mutolo io non ho avuto mai un rapporto, soltanto in carcere eravamo 60 lì, tutto il maxi processo, c'era pure lui, e può darsi che qualche volta abbiamo parlato, ma di che cosa? Che lui una volta venne da me perché mi ha detto che aveva i bambini senza scarpe, senza magliette, e allora mi è sembrato tanto curioso e mi sembrò magari mi ha fatto pietà. E io ho detto, guarda, mandi alla sua famiglia in un magazzino, in un tal magazzino, che poi il conto glielo mando a pagare io.
vediamo se è vero o non è vero, non lo smentisca se non è vero. Io di Mutolo non ho avuto mai nessun contatto, ma io e neanche altri detenuti. Perché, signor Presidente? A parte che era una cosa notoria, che si sapeva che lui aveva avuto rapporti con i servizi segreti, quando era libero, prima del maxi processo, parliamo del 78-79, e questa è la voce che circolava. E non è già che era sempre in carcere, signor Presidente, e quella volta che era fuori, non so chi gli dava confidenza. Io no, signor Presidente. Quando nel maxi processo è venuto pure questo colonnello capitano, adesso non me lo ricordo che è il grado, di capitano Fabri, colonnello Fabri, bene, c'era una dichiarazione, quali erano i contatti, quello che lui... I rapporti con questo capitano. La leggo? No, mi scusi, signor Presidente, lì c'è, allora lo ritiriamo nel maxi processo, la testimonianza di questo dottor Fabri. Facciamo una richiesta e vediamo un po' se esiste o non esiste, perché venne a testa, ma lui era presente, signor Presidente, perciò non lo può negare, lo può dire lui stesso. Se... Sì, ma che e cosa ha detto? Cosa ha detto? Non deve intervenire, signor Presidente. Che avevano rapporti di confidenza, di confidente, che gli aveva promesso, non sa quale... se doveva far arrestare persone, non lo so, doveva far arrestare terroristi, insomma bisogna leggere le dichiarazioni, ne parla pure il libro che ha scritto il dottor Falcone, di questo rapporto di Mutolo Fabri, ne parla pure in questo libro il dottor Falcone. Va bene. Allora, signor Presidente, mi ha accusato dell'omicidio Lima, perché io sono stato carcerato a Spoleto. E allora, in un periodo che c'era pure lui, che non eravamo assieme, non eravamo nella stessa sezione, in un'altra sezione, bene, ha riferito che io, quando è stato ucciso Lima, quando mi sono incontrato con lui, allora io ero contento, sorridente, finalmente, come se ero contento per questa uccisione di Lima. Quando io, lì a carcere di Spoleto, essendo in un'altra sezione, non è che lui ora dice io ero in infermeria, lui sarà in infermeria, no, perché ogni volta che un detenuto usciva dalla sezione bisognava essere scritto, a me questa è la regola, scritto nel registro, che io non potevo incontrarmi con un altro di un'altra sezione. Soltanto l'ho incontrato una volta a colloquio, mentre stavamo facendo i colloqui, perché lì era continuo il colloquio, non è che e tutti assieme entravamo e poi uscivamo tutti assieme. Ognuno che arrivava, la famiglia che arrivava, faceva il colloquio, poi veniva la mia famiglia, entrava la mia famiglia, la famiglia di Mutolo finiva di fare il colloquio, per dire, usciva la famiglia, se ne andava in sezione e poi così ritornava in sezione. Cioè non avevamo avuto mai, ebbene, mi venne a accusare lì nel maxi processo, nel processo di Lima, sì, nel processo Lima, dicendo che io... Quel giorno ero come se gli avesse fatto questa confidenza che Lima era stato ucciso anche col piacere pure mio. Io sono stato assolto del processo Lima, anche per questa ragione. Signor Presidente, per quanto riguarda questo sequestro bulgari che il signor Mutolo dettagliatamente racconta, soldi ricevuti, dati, io mi ricordo una cosa, signor Presidente, io non lo sapevo. Nel processo di Perugia, il pubblico ministro, quando ne ha parlato pure, ne ha preso di Perugia, l'avvocato Olivero, forse se l'è dimenticato stamattina, era a conoscenza che c'è stato un processo, sono stati condannati questi del sequestro bulgare, che mi pare che sono sardi, non lo so dove sono, non lo so, perciò c'è stato un processo, io non ho avuto mai una commissione giudiziaria, queste solo le sue dichiarazioni, in questi periodi, signor Presidente, che è stato fuori alcuni mesi, guarda caso tutti gli raccontavano, cercavano, forse ogni volta che sapevano che lui era a Palermo andavano all'incontro di Mutolo a raccontarci i fatti degli altri. Io fatti a Mutolo non li ho mai raccontati e non credo che gli altri gliele potevano raccontare. Va bene. Lui è stato al manicomio, signor Presidente, lui è stato al manicomio, dice che è andato al manicomio, però era buono, ma forse era pazzo, è pazzo vero. Pazzo lui. Va bene, questo adesso non è necessario, non può farlo. Allora, Presidente, questo è Mutolo. Lui non dovrebbe essere più chiamato a testimoniare, perché c'è la prova che lui ha accusato decine e decine di persone innocenti. Va bene.
Allora, possiamo... Poi, un'altra cosa, Presidente, mi scusi, un'altra cosa... Signor Calò, per cortesia, adesso abbiamo dato la parola, non possiamo trattenere ancora a lungo. Sto rischiando un altro caso. Se lui dice che, per esempio, porta il paragone, nessun uomo importante può essere ucciso senza ordine della Commissione. Ora, io mi deve dire una cosa. Mi deve dire se la Commissione ha deciso l'uccisione del procuratore Scaglione. Non lo dico... Il procuratore Basile, il capitano Basile, il giudice Costa, il capitano Russo, il sindaco Insalaco, il giornalista francese di cognome, il maresciallo Lavorella, il Salvo Lima, se tutti questi omicidi sono stati decisi dalla Commissione. Io desidero che lui risponda a queste domande. Posso rispondere? Sì, ma brevissimamente. Signor Però, Romano. Ma non è... Comunque, io nelle mie dichiarazioni... dimensioni immense. Sì, vabbè, no, soltanto su questa cosa, siccome lo voleva sapere anche l'avvocato, cioè soltanto sull'intervento della Commissione, se è per tutti gli omicidi o soltanto... Lei mi pare che avesse detto per alcuni fatti in particolare, no? Sì, no, ma io posso ma parlare, brevemente sì, spieghi no. questa circostanza. Allora, io nelle mie dichiarazioni, se il signor Pippo Calò l'ha letto, perché, e credo che l'ha letto, perché ci interessa, ho detto che l'omicidio del capitano Russo, la commissione non ne sapeva niente, perché è stato, ci ho detto pure che hanno fatto i... Non risponda su tutti i singoli omicidi, ma ci dico quali sono. Quello del giudice Costa... Quello del giudice Costa, che l'ha fatto la famiglia in Cirillo, e ci sono i motivi perché, se vuole io glieli spiego. E l'altro era da un altro giudice che in questo momento io non ricordo. Tutti gli altri. Ci è voluto la commissione. È inutile che il signor Pippo Calò dice, ma io non c'ero, il signor Fabri, che lega quello che ha detto il signor Fabri. Il signor Fabri non è che dice che io ci ho detto mai qualche cosa, non lo poteva dire. Ha potuto dire che io ci portavo qualche cazzata e l'ho detto io, per come se leggi il signor Pippo Calò, che lo chiamavano, cioè è capomandamento perché lui ci ha rubato il posto a Buscetta, va bene, perché a lui completamente che lo chiamavano la famiglia degli spazzini, insomma, e quelli che scopano fuori, comunque non è. Io ho detto le dichiarazioni, quelle che a me, che io sapevo. Il capitano Russo, io ho detto in partenza, la commissione non ne sapeva niente perché è stato un volere di Bagarella, di Scarpuzzo e Du Greco e di quello che ci hanno spaccato il cervello a Palermo. L'omicidio del giudice Costa è stato il perché i PM non hanno voluto firmare i mandati di cattura alla famiglia di Insidillo e di Maggio di Vera. Il giudice Costa si è sentito, li firmo io. Dopo giorni Insidillo si è sentito in obbligo, va bene, e Michele Greco l'ha rimproverato ed è pure scritto nelle mie dichiarazioni dicendo sei ancora piccolino. Va bene, queste cose non ci riguardano. Possiamo... Signor Presidente, abbia pazienza, eventualmente renderà dichiarazioni più avanti, non possiamo continuare ancora. Gli può interessare alla Corte. Le daremo la parola ancora, ma adesso dobbiamo sospendere. Potete portarlo via. L'altro esame era fissato per che ora? Per le 11 stamattina. Ah, 11. No,